Buonasera, buonasera da Simone Francescone, eccoci a Caffè Sport, l'essenza dello sport vero, rigorosamente in diretta qui dagli studi di Padova. Ovviamente snoccioleremo tantissimi argomenti per quanto riguarda il calcio e anche il basket nella seconda parte, ma cominciamo con il pallone perché presento subito gli ospiti fisici qui presenti per l'appunto in via della navigazione interna 9 a Padova. Cominciamo con il centrocampista della Luparese Calcio, Simone Marino. Buonasera, buonasera a tutti. A fianco di Simone, un giornalista rampante, preparato, eloquente e sempre più autorevole. Sto parlando di Enrico Leo di Padova oggi. E Ciao, ciao Simone, un saluto a tutti. qualcuno mi dice anche della Gazzetta dello Sport, Sì, giusto? anche, sì, qualche volta, sometimes. A fianco di Enrico abbiamo la grande passione per il calcio Padova, il presidente dell'AICB, vale a dire Gianfranco Borsatti. Buonasera a tutti. Vedremo se tra poco arriverà anche il quarto ospite, ovviamente non vi anticipo nulla. Abbiamo collegato comunque anche il capitano della Dolomiti Bellunesi, Pablo Perez. Ben trovato Pablo. Ciao, buonasera a tutti. Ovviamente invito la regia a perfezionare l'audio e direi di cominciare con i cartelli carriera. Vediamo Simone Marino nato a Crotone, l'abbiamo detto, centrocampista della Luparense. Mediano, 17 novembre del 1995, prima della Luparense, Entella, Gozzano, Verbania, Ghivizzano, Ciserano, Lornano, Badesse, Pianese e Luparense. Raccontaci un po' della tua carriera, Simone. Sì, ho iniziato al settore giovanile alla Virtus Entella, io comunque da Crotone è stata la prima squadra, diciamo, fuori casa. E poi da lì sono stato sempre in prestito, ho iniziato, vabbè, lì in C, prima squadra, e poi sono andato in prestito in Serie D a Gozzano. E poi da lì in poi ho sempre girato tra Piemonte, Lombardia e ho fatto gli ultimi 5 anni in Toscana, tra cui 3 alla Pianese. E quest'anno sono approdato alla Luparense. Ecco, come mai hai scelto San Martino di Lupere, che lo sappiamo è una piazza piccola, relativamente piccola per quanto riguarda la popolazione, il centro, eccetera, però molto ambiziosa sotto il profilo calcistico? Sì, sicuramente è una società ambiziosa, per primo il presidente, quindi comunque è stata una società che già dai primi contatti aveva, diciamo, all'inizio le idee chiare, perché sicuramente è una squadra che vuole provare a fare calcio professionistico, quindi di sicuro una società ambiziosa dove poter provare a fare il salto Certo, anche. e poi ne parleremo con Simone. Simone è arrivato in estate, prima con il tecnico Coletti, tecnico giovane, e poi con l'attuale tecnico Bagatti. Che cosa è cambiato fra l'uno e l'altro? Allora, il tecnico Coletti era, diciamo, un calcio particolare, nel senso, magari secondo tanti può essere anche magari un calcio ancora non da categoria, magari, però è un calcio che richiede tempo, un calcio che comunque c'è bisogno appunto di tempo per, diciamo, vedere i frutti di quel calcio. Mentre magari con il mister che abbiamo adesso è un mister più da categoria, infatti comunque ha più esperienza, ha già fatto questi campionati per più tempo, infatti ha anche vinto questo girone, quindi di sicuro ha più esperienza in questo settore. Certo, Luparense che ieri ha battuto 3-0 in maniera netta il Castagnato, pratica praticamente risolta dopo mezz'ora, poi vedremo anche i gol, però dovete continuare a guardarvi le spalle. Ecco, qui abbiamo un anticipo della regia, Luparense Castagnato 3-0, poi magari regia li vediamo nella fattispecie quando parleremo del campionato di Serie D, Girone C. Quindi sottolineavo il fatto che dovete comunque continuare a guardarvi le spalle perché non è ancora finita, no? Certo, non è finita, anzi, prima di tutto dobbiamo riuscire a essere magari tranquilli e quindi cercare di vincere più partite possibile da qua alla fine, in modo tale che prima stiamo, diciamo, tranquilli e poi possiamo puntare ad altri obiettivi, ma il primo obiettivo ora è la salvezza. Ecco, Pablo Perez, mi senti? Grandissimo. Ti sento perfetto. Allora, vediamo il cartello carriera di Pablo, capitano della società sportiva dilettantistica Dolomiti Bellunesi. Vediamo un po'. Cartello carriera di Pablo Perez Blanco. Eccolo qua, nato in Spagna, Averin, 19 novembre del 94, centrale Dolomiti. E prima Campodarsico, Gavrina Breno, vado ovviamente a ritroso, Somosas Urense, Arenas Club Palencia, Celta Vigo e Somosas. Tu sei cresciuto nel Celta Vigo, giusto Pablo? Sì, io da piccolo giocavo nella squadra del mio paese, con 15 anni esordito in Serie D e mi ha comprato già il Celta di Vigo. Ho fatto lì il settore giovanile, dopo fino alla seconda squadra, fino
che la seconda squadra in Spagna fa la Serie C, e dopo ho fatto 3 anni lì, e che in quale uno è andato in prestito, dopo sono tornato e ho rotto il contratto. Dopo ho fatto 5 anni di Serie C prima di venire qui in Italia. Ecco, hai travolto sabato con le Dolomiti il chionsio del buon Andrea Barbieri, il tecnico che spesso e volentieri interviene qui a Caffè Sport. Dicevo, hai travolto il chionsio 4-0, Dolomiti Bellunesi completamente rinate, anche voi state attraversando sicuramente un ottimo momento di forma e Dulcis in fundo hai rinnovato per altri 2 anni il contratto con la società nata dalla fusione di Belluno, Feltre e Sedico, giusto Pablo? Sì, un mesetto fa parlavamo già da un po' e mi hanno fatto questa offerta e io sono molto contento qui. Quindi sto in un buon momento personale e secondo me anche societario, perché quello che mi fanno vedere, quello che ci abbiamo su in montagna è tutto per arrivare al calcio professionismo. Quindi sono molto contento di essere qui con loro. Ecco, come si trova uno spagnolo come te a ridosso di questa splendida catena montuosa che sono le Dolomiti? Io mi trovo benissimo. Io sono dal nord della Spagna, che anche tanta montagna, anche abbiamo anche il mare. Mi trovo bene, mi trovo come a casa. Mi fanno sentire tanto, come ti dico, della squadra, della società, dei tifosi, mi fanno sentire come un dolomitico o più. Ecco, Dolomiti Bellunesi che sono ripartite oltre che da appunto Pablo Perez, anche dal rinnovo contrattuale del tecnico Zanini e poi abbiamo un nuovo direttore generale che è Simone Bertagno e il nuovo direttore sportivo che è Leopoldo Toresin. Io ti faccio una domanda in merito invece alla Luparense. Mi spiego meglio, quando avete battuto 2-0 la Luparense, tu Pablo hai baciato in maniera plateale lo stemma della tua squadra, lo stemma che ovviamente è affisso sulla maglietta della tua squadra, è vero? È vero, perché aveva firmato quella settimana prima, quindi era già come un gesto, non si sapeva ancora, però era come un gesto per chi lo sapeva, come che aveva firmato 2 anni e mezzo in più, quindi di essere contento, di farle capire anche a loro della mia felicità di essere qui. Bene, bene, poi ne parleremo anche col buon Simone Marino, centrocampista proprio dei Lupi. Allora, Enrico Leo, sentiamo anche la sua splendida voce. Enrico, allora, per quanto riguarda invece la Serie B, vediamo che cosa è successo nell'ultimo turno. Regia, Serie B, cadetteria, perché abbiamo il Cittadella bloccato in casa dal Modena 1-1, Cittadella che sta molto attento a non perdere, ma soprattutto abbiamo il Venezia che nell'anticipo del big match di venerdì ha vinto niente meno che alla favorita 3-0 contro il Palermo, ancora una volta con Poggianpaolo Mattatore. L'altra squadra nordestina, il Südtirol, ha battuto niente meno che la Cremonese 3-0. Perché lo sottolineo? Perché la Cremonese prende veramente molti, molti pochi gol e c'è anche da sottolineare che il Südtirol era senza il capitano Tait. Sì, beh, sul Tirol è stata sicuramente la sorpresa della giornata, in dubbio. Segnare 3 gol alla squadra di Stroppa, un ex da quelle parti, tra parentesi, magari ha sofferto un po' di pressione, chi lo sa. Non è banale, non è affatto banale e la vittoria del Venezia a Palermo ha veramente cambiato, ha scombinato un po' qualche equilibrio. Corini è sempre a rischio, sempre discusso a Palermo, però non molla un centimetro da questo punto di vista, la società vuole andare avanti con lui. Non è banale, non è strano, è un po' anomalo. Sia Palermo che anche Cittadella in questo senso sono un po' anomale in Serie B. Detto questo, però, la Serie B è veramente una tonnara per restare un po' in tema mare e dintorni, perché c'è una terra di mezzo che va dalla Sampdoria, che è l'ultimo posto per i playoff, fino praticamente alla Ternana, che ne ha 32. Ci sono una decina di squadre, è una cosa veramente pazzesca. Penso che sia veramente un campionato livellato quest'anno, mai come quest'anno veramente livellato verso il basso, al di là del Parma che fa Ecco, rivediamo i una risultati, categoria a regia, parte. dell'ultimo turno della cadetteria. Allora abbiamo oltre a Palermo-Venezia 0-3, Brescia-Catanzaro 1-1, Como che ha battuto il Pisa 3-1, Ferrari-Pisalò-Parma 1-2, Südtirol 3, Cremonese 0, Ternana 1, Cosenza 0, Sampdoria-Corsara-Bari, Cittadella abbiamo detto bloccato sull'1-1 col Modena, Cittadella in vantaggio con Amatucci, pareggio poi del Modena con Magnino. Reggiana Spezia 0-0 e l'Ascoli che nel posticipo ha travolto il Lecco 4-1. La classifica dopo 30 giornate, regia,
Vediamo la classifica della Serie B, Parma 65, Venezia 57, se il campionato finisse oggi i lagunari tornerebbero in Serie A. Cremonese 56, Como 55, Catanzaro, Palermo 49, Sampdoria 40, Brescia 39, Südtirol, addirittura il Südtirol adesso aspira ai playoff a quota 38 col Cittadella, via via tutte le altre. Se il campionato finisse oggi, Spezia, Feralpi e Lecco direttamente in Serie C, Ternana e Ascoli agli spareggi playout. Intanto, prima di sentire le parole di Marchetti, direttore generale del Cittadella, saluto Giorgio Miola, grande esperto del calcio Padova. Ben trovato Giorgio. Buonasera a tutti, bentrovati a tutti. Ecco, ti abbiamo messo a fianco il presidente dell'ICB, la crema dei club biancoscudati, no? Gianfranco Certo, Borsatti. ci conosciamo bene, è un Da grande una vita, amico. immagino. Sì, certo, beh, poi la CB è l'organizzazione dei tifosi sicuramente più grande. Oltre 40 anni che diciamo è sulla cresta dell'onda e oggi diciamo nelle modifiche che c'è state nel tifo, anche nel modo di gestire i club, di vivere lo stadio, diciamo ha sempre mantenuto un suo profilo molto importante e oggi sta facendo quell'iniziativa che ricordiamo importantissima, I riportare bambini. i bambini allo stadio anche E dovremmo nell'ultima avere qualche occasione. immagine, regia, non so se le hai già pronte, regia. Beh, magari le commentiamo dopo. Allora, sentiamo le parole del direttore generale del Cittadella, Stefano Marchetti, e dopo Cittadella Modena 1-1 e poi chiedo un commento magari proprio a Enrico Leo. Prego, regia. Più che altro dovevi evitare il gol loro, bastava fermare l'azione magari quando è iniziata e mancava poco alla fine del primo tempo, potevi andare alla fine nello spogliatoio col vantaggio, sarebbe stato tutto un altro discorso. Però i sei ma portano a niente, loro hanno pareggiato e secondo me il pari è il risultato giusto. E comunque il Cittadella è sempre lì a ridosso della zona playoff, adesso è fuori dall'otto degli spareggi, però Stefano direi che magari alla vigilia si poteva firmare per una situazione del genere a questo punto del campionato, no? Sì, non lo so, io non so mai all'inizio poi il percorso che faremo. Se guardo il percorso dell'andata è un discorso, se guardo quello del ritorno è un altro. Io dico che anche quando eravamo lì davanti, dicevo salviamoci perché? Perché bisogna prima raggiungere gli obiettivi uno alla volta, quindi salviamoci, poi vedremo. Ma intanto salviamoci. Sorge spontanea. Questo Cittadella, secondo te, dopo la striscia negativa da record di 8 sconfitte consecutive, punta in primis a non perdere? Perché anche a Cosenza ha adottato un gioco, direi, abbastanza bottonato, per usare un eufemismo. E la stessa cosa mi sembra di aver visto contro i Modena. Dopo aver subito il pareggio, il Cittadella ha giocato un po' guardingo, diciamoci la verità, no? Ha temuto forse di incappare ancora in una sconfitta. Sicuramente non è un paziente guarito, non me ne vorrà il dottor Miola, ma sicuramente è ancora malaticcio da questo punto di vista Cittadella, nel senso che è una squadra che ha evidentemente da un punto di vista mentale ancora le scorie delle 8 sconfitte consecutive, forse prima aveva overperformato, dopo underperformato, non è nemmeno facile dopo che fai così tante partite senza raggiungere un risultato rientrare, credo, prima ancora che da un punto di vista tecnico, da un punto di vista mentale. Nel modus di provare la giocata, provare a fare qualche cosa in più per riuscire a vincere. Intanto contro il Cosenza e contro il Modena si è badato soprattutto, tra virgolette, la sostanza, quindi a portare a casa 2 punticini che in questo momento comunque fanno tutta la differenza del mondo. Dopo la sosta però si inizia a fare sul serio, nel senso che hai un in fila all'altra 2 scontri diretti, prima con il Lecco e poi con la Reggiana, che stando alle parole di Marchetti, se si devono salvare bisogna vincere, bisogna fare 6 punti. Secondo me il direttore adesso sta un po' mascherando un po' qualche cosa. Lui credo che ci creda ancora tanto nei playoff. Ascoltando a Matucci nel post partita, il gruppo squadra mi pare di capire che è ancora focalizzato su Anche perché quell'obiettivo. Giorgio, l'abbiamo visto, nonostante 8 sconfitte consecutive, 2 pareggi striminziti, il Cittadella è ancora lì, a meno uno dalla zona playoff. Sì, beh, abbiamo detto che quest'anno il campionato di Serie B è un campionato molto particolare, con le squadre vicinissime. E sicuramente la strada dei playoff anche per il Granata è assolutamente percorribile, però bisogna avere
un motore tale da che consenta di arrivarci. Come hai detto tu, anche domenica il Cittadella ha giocato col freno a mano tirato. Certo. Tu hai parlato di squadra guardinga, io parlerei proprio di squadra contratta. Cioè, siamo molto lontani da quel Cittadella che riusciva ad andare in gol con una certa facilità, che giocava, che si faceva ammirare ed è arrivato vicinissimo alla vetta. Purtroppo la squadra ha avuto una metamorfosi importante e oggi deve soprattutto ritrovare se stessa. Poi con tutti i punti che ci sono lì a disposizione può arrivare dovunque. Allora, relativamente invece al Venezia mi rivolgo a Simone Marino. Questo Venezia è secondo in classifica, ha questi exploit, vince 3-0 a Palermo, affossa forse le velleità di secondo posto dei Rosanero. Come vedi il Venezia a questo punto del campionato? Venezia lo vedo in forma, poi in un campionato equilibrato così comunque andare a fare queste vittorie vuol dire che è una squadra in salute, una squadra che comunque è con la testa giusta e quindi a ora sembra la favorita, a parte il Parma che sta facendo, sì, a parte il Parma sta facendo un campionato devastante, poi il Venezia secondo me a ora è la favorita, poi il campionato Serie B comunque è un campionato particolare, però per adesso. Pablo, mi senti? Ti sento. Io ti faccio una domanda sulla Sampdoria invece, perché secondo me la Sampdoria riuscirà in qualche maniera ad accedere ai playoff, sei d'accordo? Sì, secondo me è una squadra che è fatta per obiettivi importanti e deve arrivare, prima o poi arriverà. Eh già, la Sampdoria in qualche maniera riesce sempre. Il maestro Pirlo ha trovato la quadra, piano piano, con molta pazienza l'ha trovata. Allora, tra poco sentiremo anche Gianfranco Borsatti sulle grandi iniziative dell'AICB e ovviamente un'opinione anche sul Padova. Infatti ricordo che il campionato di Serie B osserverà, come avevo sottolineato Enrico poco fa, un turno di riposo in concomitanza con gli impegni della nazionale. Ma diamo un'occhiata a quella che sarà la prossima giornata. Vediamo un po', regia, il prossimo turno della cadetteria tra 2 settimane, lo ricordo. Vediamo un po', quindi a ridosso della Pasqua, oramai non c'è più religione. Pasquetta, giusto. In mezzo alla grigliata. In mezzo alla grigliata si va a vedere la partita. Allora, esatto. Modena-Bari. Como su Tirol, quindi su Tirol impegnato in una trasferta proibitiva sulla carta, Cosenza-Brescia, Lecco-Cittadella, anche il Cittadella in riva al lago, Parma-Catanzaro, Pisa-Palermo, Spezia-Ascoli, Venezia-Reggiana, Cremonese-Ferrara-Pisalò, Sampdoria-Ternana. Rapidamente, vi chiedo di farlo rapidamente, vi do un biglietto dove andate a godervi la Pasquetta. Sentiamo Simone Marino. Magari accompagna anche la tua ragazza, vabbè, comunque dai, dove vai? Andiamo a Lecco. A Lecco, Lecco Cittadella. Enrico? In realtà a me piace un sacco Genova, quindi Sampdoria Ternana. Senza alcun dubbio. Gianfranco? Sul lago di Como. Como su Tirol? Sì. Io vado vicino, vado in laguna a vedere questa Venezia con la Reggiana, vediamo se riusciamo a fare un altro passo in avanti verso la massima serie. Se mi permetti un brevissimo inciso. Il Cittadella andrà a Lecco, in una squadra che, come si legge, è in totale disarmo. La Feralpi, che è stata promossa l'anno scorso, è anche quella in piena zona retrocessione. E altre squadre con cui abbiamo avuto a che fare, parliamo di Padova, vedi l'Alessandria, è l'ultimo posto che ci ha battuto in una finale playoff. Ecco, questo solo per dire che, a parte su Tirol, insomma, che tra alterne fortune insomma riesce a galleggiare, tutte le squadre con cui abbiamo avuto a che fare, Perugia era retrocesso, è tornato Serie C, cioè sono tutte tornate indietro, per cui questa è per dire la difficoltà del passaggio nella serie cadetta. Solo un progetto solido che preveda, tra virgolette, solida, eccetera, riesce a fare strada, altrimenti si rischia di tornare indietro, ecco questo. Ok, torniamo al prossimo turno. Pablo, tu dove andresti? Rivediamo il prossimo turno, regia, grazie. Io sai che sono tifoso della Sampdoria, andrei a vedere la Sampdoria Ternana. Insieme ad Enrico, quindi magari dividete le spese, ok. Allora. Quello che costa la benzina assolutamente, alla grandissima, alla grande. Allora, passiamo adesso alla Serie C, Girone A, rapidamente.
Allora vediamo che cosa è successo. Poi ricordo domani sera grande appuntamento alle ore 20 allo Stadio Euganeo, finale di andata della Coppa Italia di Serie C tra Padova e Catania, partita assolutamente da non perdere. Mi sembra che siamo già a 4.000 spettatori. No, di più. Siamo sui 6.000, quindi veramente c'era. Tanti. I catanesi si riverseranno sulle Euganeo, Gianfranco? Abbiamo visto una grossa prenotazione, perché sono distribuiti anche nel nord, cioè non è che tutti vengono, certo, da non tutti arrivano da Catania, però c'è un interesse spasmodico per questa partita, perché per loro è la partita sono le due partite dell'anno. Quindi... E ricordiamo che nel Catania gioca un ex Padova ed ex Crotone, che è Chiricò, giusto, sì. Simone? È un gran giocatore, no? Sì, grande esterno. Veramente un gran giocatore che secondo me meritava anche palcoscenici superiori. Aveva giocato in Serie B con l'Ascoli, se non vado errato, correggetemi se sbaglio. Corretto, giusto, Giorgio? Corretto. Sì, sì, negli ultimi anni ha fatto sempre Serie C. Ricordiamo, ha giocato nel Catanzaro, che è stato promosso, e col Padova. E, tra l'altro, c'è stato un momento in cui aveva espresso il desiderio di tornare a Padova, però diciamo non rientrava più con la ristrutturazione che c'è stata dal punto di vista degli ingaggi e tutto. Classico. E nelle possibilità del nuovo corso societario. E adesso è andato a Catania forse con obiettivi più ambiziosi, ecco, forse la Coppa Italia è il primo obiettivo importante, con cui anche Cosimo, che domani tornerà appunto all'Euganeo da ex terra, ecco, dovremo temere molto i suoi calci piazzati. Io ricordo Padova Catanzaro 2-1, semifinale playoff al minuto 97, il calcio di punizione decisivo di Chiricò. Beh, torniamo comunque a quello che è successo nell'ultimo turno. Regia, vediamo un po'. Rapidamente, il Padova bloccato venerdì sera in anticipo contro l'Albino Leffe sullo 0-0, Atalanta 0 per Goletese 2, questa non me l'aspettavo oggettivamente. Il Legnago invece ha battuto il Lumezzane 2-1 in rimonta con la rete decisiva di Noce al minuto 96. Mantova 2, Fiorenzuola 0, la capolista va alla grande, Galluppini poi raddoppio vincente di Fiori su Tapin, sul tiro di Galluppini. Virtus Verona Gianni Erminio 0-0, più occasioni da gol per la squadra di Gorgonzola. Novara Provercelli 2-2, Pro Patria 0, Vicenza 1, Ferrari al minuto 83. È da segnalare che il Vicenza ha giocato quasi tutta la partita in 10 per l'espulsione di Ronaldo al minuto 28 addirittura. Certo, per un classico dei gesti di Ronaldo, un colpo proibito è stato visto dall'arbitro e che ha provocato l'espulsione diretta. Prosesto 0, Triestina 1, gol di El Azrak, seconda vittoria consecutiva con Bordini in panchina, prima delusione per il tecnico della Prosesto Angelozzi, e Arzignano Trento 0-0, da segnalare che è stato esonerato il tecnico dell'Arzignano Giuseppe Bianchini, tecnico storico che aveva portato per l'appunto la formazione vicentina in Serie C. Vediamo la classifica, regia, dopo la 32esima giornata. Mantova 77, Padova 66, Vicenza 56, Triestina 53, Legnago 51, Atalanta Andrea 23, 50, Gianni Erminio 43, Trento, Lumezzane, Pro Patria 42. Se il campionato finisse oggi, questo è il lotto play-off. Da segnalare che il Vicenza ha una partita in meno, e la stessa cosa per quanto riguarda la Triestina. Vicenza Fiorenzuola e Triestina Alessandria. A proposito dei piemontesi, se il campionato finisse oggi, come dicevi anche tu, Giorgio, prima, retrocederebbero in Serie D. Sentiamo il torrente. Abbiamo un torrente 1 e un torrente 2, perché Torrente ha effettuato dichiarazioni ovviamente anche stamattina, dichiarazioni pre-partita prima di Padova-Catania. Sentiamo il torrente 1 nel dopo Padova-Albino l'F 0-0. Prego, regia. Marcando a zona, volevamo muovere la linea, poi abbiamo cercato di muovere la linea per cercare di poi inserirci dentro la loro linea. Abbiamo buttati tanti, ma ne abbiamo presi pochi, quindi ne abbiamo sfruttati male. Anche quando è entrato Radrezza, marcando la zona, ci sono tutte le linee strette lì, muovendo la palla tu crei movimento e lì ti puoi inserire, però loro fisicamente di testa le hanno prese quasi tutte loro. Ci abbiamo provato, abbiamo battuto, non so, 18 calcio d'angoli,
Alla fine non siamo riusciti a trovare i nostri migliori saltatori, da Dell'Icardi a Faedo, allo stesso Bortoluso, allo stesso Zamparo, allo stesso Kirwan. Purtroppo non ci siamo riusciti, ma anche merito degli avversari che sulle palle alte e in fase difensiva si sono dimostrati una squadra organizzata. Potevamo sicuramente far meglio, però ha calciato un po' tutti. Ha calciato Cretella, che ha un buon calcio, ha calciato Favale, che ha un buon calcio, ha calciato Radrezza, ha calciato Liguori, tutti i giocatori comunque tecnicamente che sono bravi. Allora, Padova che però si trova a meno 11, sarebbero addirittura 12 punti di distacco rispetto al Mantova in virtù della sconfitta nello scontro diretto. Ti chiedo, Gianfranco, che cosa non ha funzionato venerdì contro l'Albino Leffe? È mancata un po' di fortuna? No, direi di no. È mancata un po' di concretezza in attacco, perché bisogna ammettere che il Padova è sempre stato avanti e in possesso della palla, però, come diceva anche il mister, non abbiamo sfruttato le poche occasioni che abbiamo avute, e poi soprattutto i calci d'angolo, che a mio avviso non sono mai stati... 19 mi sembra in totale. Sì, che è stato quasi un record, non sono mai stati sfruttati al meglio dai nostri saltatori, perché o non erano battuti bene o erano anticipati dai difensori, che tra l'altro si sono comportati bene. Però io penso che se giocavamo un po' come nel girone d'andata, erano partite che si portavano a casa. Beh, sofferto l'andata. Ecco, vuoi aggiungere qualcosa, Giorgio? No, no, guarda, io ho chiesto espressamente in sala stampa al mister la questione, diciamo, del modulo, in particolare sul fatto che i due attaccanti esterni, Liguori e Palombi, giocano in questo momento troppo lontano dalla porta, e anche Liguori nel 4-3-3, ricordiamo, esatto, che nel 4-3-3. E lui ha spiegato che effettivamente concordava con questa osservazione, che il fatto che la squadra non ha ancora acquisito nel 4-3-3 il fatto che, per esempio, quando Liguori va tra virgolette al cross, questo l'altro attaccante deve essere in area, in porta, cosa che invece stanno troppo lontani. Però questo che cosa significa? Che la squadra non ha ancora assimilato sto benedetto 4-3-3. Si vede che è una squadra che non va a memoria come succedeva nella prima parte del campionato. E la seconda cosa, non esiste che si battano 19 calci d'angolo e non si crei un'occasione su calcio, su palla inattiva, su 19 calci d'angolo. E questo dipende anche dal fatto che se sta fuori Radrezza, manca il giocatore dai piedi buoni. È l'unico giocatore che abbiamo, perché se guardate anche quando calci d'angolo, chi li batte Favale, che non ha questo cross particolarmente felice, oppure li va a battere, cioè non ho visto, invece quando li batteva Radrezza, e c'erano sicuramente dei palloni molto pericolosi. Ecco, questo specialmente in una partita in cui bisogna creare, attaccare, un giocatore dai piedi buoni è estremamente importante. Capisco in una sfida come il Vicenza o formazioni forti che un giocatore d'ordine come Crisetti che faccia gran comodo, però ecco, in questa partita qua l'ho visto meno in palla che in precedenti occasioni. Bene, allora Vincenzo Torrente ha rilasciato dichiarazioni che stamattina, in vista del match di domani sera con il Catania, finale d'andata di Coppa Italia di Serie C, sentiamo Torrente cosa ha detto stamane. Per quanto riguarda l'ultima gara, la prestazione c'è stata. C'è stata anche la reazione, ero preoccupato più con la Ciana, che è stata una prestazione negativa. Invece ho visto comunque da parte dei ragazzi una reazione e abbiamo fatto la prestazione. È quello che dobbiamo fare domani sera con una squadra forte, al di là della classifica che ha il Catania, una squadra che ha dei valori un po' dappertutto,
sia in difesa che a centrocampo, soprattutto in attacco, e quindi ci vuole una grande prestazione per battere questo Catania. Bene, io ringrazio tutti coloro che sono collegati anche tramite i social, veramente in tanti. Come vedi tu la finale d'andata tra Padova e Catania, Simone? È una partita difficile per il Padova, perché comunque Catania... La classifica è bugiarda, dicevamo, sì, per quanto riguarda il Catania, sì, no? Sì, per quanto riguarda il Catania, sì. Infatti, poi parlavamo anche del giocatore Chirico, comunque fa parte del Catania, che è pericoloso sui calci piazzati, quindi sicuramente è una partita... dove può vincere sicuramente il Padova, però comunque non sarà facile. Bene, allora vediamo rapidamente che il prossimo turno regia, e ovviamente girerò la consueta domanda ai nostri ospiti, poi apriamo l'ampia pagina dedicata alla Serie D Girone C. Vediamo il prossimo turno della Lega Pro, della Serie C regia, con il Padova che sarà impegnato in trasferta a Vercelli, trasferta mai banale questa. Poi abbiamo Albino Leffe Pro Sesto, Fiorenzuola Pro Patria, Gianna Alessandria, Lumezzane, Virtus Verona, Trento Mantova, Vicenza Legnago. Ecco, la domanda per quanto riguarda Vicenza sorge spontanea, Enrico: se ci fosse stato in panchina Stefano Vecchi fin dall'inizio, secondo te dove sarebbe adesso la compagine biancorossa? Potrei risponderti banalmente, potrebbe essere al primo posto. Io credo che è un discorso questo un po' complesso. Diana comunque arrivava da una promozione con la Reggiana. Certo. È che non ha... Diciamo, non si è creata l'alchimia con il gruppo. Non si è creata l'alchimia, secondo me, più che con il gruppo, con anche la città, con la tifoseria, un po' con l'ambiente. Diana è uno molto, mi spiegavano, molto verace, uno che o lega subito, impatta bene con il gruppo. Infatti a Reggio Emilia era inviso completamente alla società, ma con i giocatori e con la tifoseria aveva stretto legame. A Vicenza è un po' una piazza un po' diversa, esigente. Poi hanno messo parecchio, hanno investito parecchio, e sicuramente c'era una pressione diversa rispetto a Reggio Emilia, che chiaramente non ha fatto probabilmente performare al meglio come allenatore. Certo. Vediamo ancora il prossimo turno regia, grazie. Poi abbiamo Pergolettese Novara, Provercelli Padova, Renate Arzignano, Triestina Atalanta. Simone, ti do il biglietto, dove vai? Triestino, eh. Triestina Atalanta, è molto interessante questa partita qua. Enrico, a parte il Padova o il Vicenza, altrimenti Vicenza Legnago è interessantissima come partita, andrei a vederla anch'io. Prego. No, io andrei a Trento. A Trento, sono Trento, curioso, Mantova. Anche perché il Trento è una squadra un po'... ha attraversato un momento brutto, ma onestamente... Con Francesco Baldini... ha trovato... Fa due o tre cose, ma le fa veramente molto bene. Sì, attualmente, se il campionato finisse oggi, i trentini sarebbero addirittura nei play-off... Questo mentre prima lottavano per evitare i play-out. Esatto. E da segnalare che all'andata il Trento vinse a Mantova 1-0, esatto. Ricordiamolo. Esatto. Gianfranco, dove andresti a parte il Padova e compagnia? No, solo Padova. Solo Padova. Ci mancherebbe. Solo Padova. Giorgio? Sì, anch'io, se non devo andare a vedere i biancoscudati, mi dividerei tra Trento-Mantova. E ecco, peccato, perché adesso possono cominciare i veri problemi da questa partita per il Mantova. Sicuramente sì. Non potevamo aspettarci che il Fiorenzuola, con tutto rispetto, potesse essere una partita in grado. E adesso il Mantova avrà il Trento, avrà Vicenza, avrà l'Atalanta. Cioè, per carità, ormai è lanciatissimo, non ci sono più nessunissimo, lontanissimo dubbio che il Mantova vincerà questo torneo. Però, diciamo, purtroppo è stato il Padova a mollare. Eh già. E, però, ecco, vorrei dire, prima che passiamo a parlare della Serie D, che siamo sicuramente il Padova in un momento di appannamento, però teniamo salde le file, perché secondo me il secondo posto non è minimamente in discussione, perché ragazzi bastano 3 vittorie. Eh già. E abbiamo, cioè, non abbiamo partite sicuramente impossibile per arrivarci. Se dobbiamo pensare di perdere secondo posto, allora quando pensavamo di prendere Mantova a 9 punti di distanza, allora stavamo farneticando. Certo che per tornare competitivi, soprattutto per quelli che saranno i play-off, che come si è visto anche dal calendario, poi saranno molto serrati, perché Padova giocherà nella seconda fase dei nazionali, comincerà
sabato in trasferta e il martedì 18 la prima partita in casa, visto che giocherà con il vantaggio della miglior classificata, e poi la Final Four, se ci arriveremo, appunto, con Estrazione. Esatto, esatto. E dicevo, sento nella tifoseria, sì, qualche intervento veramente, diciamo, fuori. Fuori luogo? Totalmente fuori luogo, nel senso che spesso anche nella chat del Calcio Padova, ma anche in altre, insomma, si parla di una squadra in disarmo, di una squadra che non ha fatto nulla, cioè una follia totale. Solite esagerazioni. No, assolutamente no. Un campionato sempre al vertice, abbiamo perso due partite, come si fa a non essere soddisfatti? Il problema, qualche pareggio di troppo, e nel momento in cui c'era da fare il salto di qualità per attaccare sto Mantova, è mancato. Allora, scusate, perché purtroppo il tempo è tiranno. Pablo, tu dove andresti? Dove andresti? Vediamo ancora il prossimo turno della Serie D, girone C. Scusami, della Serie C, prego, regia. Vicenza Lignago mi sembra una partita interessante. Con due squadre in un buon momento, mi sembra una partita bella da vedere. Andrei anch'io lì, andrei anche oltre ovviamente al Padova, che è tutto un altro discorso. Vabbè. Ok, Serie D girone C. Vediamo un po' che cosa è successo nell'ultimo turno, campionato sempre più bello, anche se l'Unio Clodiense è sempre lì in testa alla classifica, però sembra che i Chioggiotti ultimamente si siano un po' rilassati. L'Adriese ha battuto il Breno 3-1, Bassano Montebelluna 1-1, Campo d'Arsico Treviso 0-0, Dolomiti che hanno travolto il Chions 4-0, Luparense che ha travolto il Castagnato 3-0, 1-1 tra Mestre ed Este, Montecchio Maggiore che è andato a vincere a Mori 6-0, Portogruaro Cialins 1-1, Bolzano Unio Clodiense 0-0. Vediamo la classifica dopo 27 giornate, prego regia. Unio Clodiense 61, 11 punti adesso di vantaggio nei confronti di Dolomiti e Bassano, sono sempre tanti, però meno rispetto ai 15 di qualche tempo fa. Treviso 48, Campodarsico ed Este 41, via via tutte le altre. Se il campionato finisse oggi sarebbero Dolomiti, Bassano, Treviso e Campodarsico a disputare i playoff. Più indietro abbiamo Luparense e Chions 35, un punto soltanto di vantaggio su Montecchio, Castagnato, Cialins e Breno, che sarebbero le squadre che disputerebbero i play-out, però attenzione perché Montecchio e Dolomiti devono recuperare una partita, giusto Pablo? Sì, abbiamo rinviato questa partita due settimane fa per motivo pioggia e giocheremo penso che il 3 d'aprile, dopo certo. Pasqua. Allora, cominciamo con Luparense e Castagnato 3-0 e chiediamo al buon Simone Marino di commentare i gol. 3-0, praticamente pratica risolta dopo mezz'ora, no? Raccontaci un po'. Sì, per fortuna siamo partiti subito bene, come anche... Ecco, vediamo i gol, regia, grazie. Vediamo i gol. Luparense e Castagnato, grazie. Vediamo se arrivano. Ricordo ancora i marcatori. Allora, Arduin, Calì e Buongiorno. Giocatori Calì e Buongiorno, attaccanti di razza, diciamoci la verità, molto sì, esperti. Prego, Simone. Sì, questa è la Dolomiti. No, è Luparense Castagnato, regia. No, questo... Eccoli qua. Dopo vediamo che è il Dolomiti. Prego. Sì, siamo partiti subito forte, per fortuna, come anche la penultima partita. E quindi qua abbiamo trovato subito l'1-0. E poi non ci siamo fermati, perché siamo riusciti a fare il 2 e il 3. E fine primo tempo comunque eravamo più tranquilli, diciamo. Anche se non tranquillissimi, perché l'ultima partita avevamo fatto 2-0 e poi è finita 2-2. Quindi siamo stati sul pezzo fino alla fine, perché... bisognava portarla a casa. È un problema di concentrazione, questo è il colpo di testa di Calì, esatto. È un problema di concentrazione a questo punto. No, vabbè, la penultima partita è stata più di concentrazione, è stato l'ultimo episodio che non siamo riusciti a portare. Sì, che avete e quindi tutto. Questa qui dovevamo portarla a casa in ogni modo. Questo invece è il terzo gol di Buongiorno, quindi 3-0 dopo mezz'ora. Poi avete controllato la partita, gran gol questo qua, da attaccante di razza. Sì, cioè, veramente, se noi leggiamo i nomi dei giocatori che sono scesi in campo ieri, compreso te, ci si chiede come mai non siate in lotta per i play-off, no? Purtroppo chiunque quest'anno è venuto dalla Luparense voleva fare un altro campionato, è normale, perché comunque il presidente è ambizioso e tutto quanto, però quando ti trovi in questa situazione, una squadra magari che dovrebbe essere magari con un'altra classifica, è normale che mentalmente magari incontri squadre che sanno già dall'inizio del campionato che magari giocano per lottare per la salvezza e quindi mentalmente sono già più pronte, mentre magari noi ti trovi magari
in una classifica magari che non ti aspetti e devi essere, devi prepararti magari mentalmente a salvarti, non a pensare ai playoff e questo, perché magari loro sono già più pronti e noi dobbiamo pensare... E lì deve essere bravo anche il tecnico a far calare i propri giocatori nella mentalità, in una mentalità diversa, no? sì, mentalità. Da squadra che deve salvarsi. Sì, perché prima adesso conta quello. Allora, vediamo anche i gol, li abbiamo intravisti, con cui i Dolomiti Bellunesi hanno travolto il Chionse 4-0, c'è un pezzo di bravura veramente da sottolineare da parte di Caprioni, Lorenzo Caprioni. Gli altri gol sono stati realizzati da Pablo Perez, il nostro ospite. Questo è il primo gol, giusto Pablo? Raccontacelo un po'. Sì, era una partita molto difficile contro una buonissima squadra, che penso che era la seconda o terza migliore squadra del girone del ritorno, e per fortuna abbiamo fatto due angoli e dopo Caprioni ha fatto due gol meravigliosi. Sì, il primo da centrocampo, addirittura adesso lo vedremo, però bisogna sottolineare, Enrico, che Pablo segna spesso e volentieri sugli sviluppi di un calcio piazzato, no? È il classico difensore che ci mette sempre la testa. No? Lui se arriva al fantacalcio lo compro sicuramente, fisso. No, a parte gli scherzi, anche l'anno scorso il campo d'arso l'ha fatto molto bene, è un... Sente la porta, c'è poco da fare, è indubbio questo, ma penso che sappia anche probabilmente difendere ancora meglio, altrimenti non penso che giocherebbe, insomma, se no farebbe l'attaccante. Detto ciò, io sono curioso di fargli due domande in realtà. Sì, vediamo prima il terzo gol, il gran gol di Caprioni, dovrebbe arrivare tra poco. Caprioni ha segnato una doppietta, ma il primo gol è fenomenale. Questo è il primo, il secondo, anche questo è bello, per carità, ma il secondo addirittura da centrocampo, se non vado errato. Allora abbiamo, no, questo è il gol di Pablo Perez. Vediamo adesso il 2-0 firmato da Alcides, l'italo-brasiliano Alcides, e poi abbiamo la doppietta di Caprioni. Questo è il primo gol di Pablo Perez. Ma, beh, magari puoi già fare la domanda, Enrico. No, prego. Io volevo capire se ci credono alla rimonta, perché immagino che lui farà tutti gli scongiuri possibili, ma se fa un favore alla Luparense nel recupero contro il Montecchio, la situazione in classifica inizia a diventare interessante. Parecchio interessante. Vorrei capire questo, se si prova anche solo a sussurrare qualcosa sul tema rimonta nei confronti della Clodiense, Pablo. Sognare sempre si può sognare, però sappiamo che è molto difficile. La Clodiense ha fatto un campionato spettacolare fino adesso e sarà molto difficile, però ti posso dire, noi ci concentriamo partita dopo partita. Adesso abbiamo il Breno, perché sappiamo che si può raggiungere se facciamo tutto perfetto, però sarà molto difficile. Se perdiamo per esempio col Breno non possiamo parlare più nel futuro. Il Montecchio arriva tra tre giornate, quindi dobbiamo vincere Breno, vincere dopo le consecutive. Ecco, allora chiedo alla regia di recuperare i gol, perché non abbiamo ancora visto il gran gol di Caprioni da centrocampo. Secondo te, voi avete giocato recentemente con Dolomiti, avete perso 2-0, adesso vi chiedo così di incensarvi a vicenda, vi spiego meglio. Il che cosa, tra virgolette, apprezzi di più sotto il profilo tecnico di Pablo Perez, e poi rivolgiamo la stessa domanda a buon Pablo nei tuoi confronti, Simone. Che cosa apprezzi di più? Ma è un giocatore molto... Il tempismo? Sì, molto. È, come si dice, è un animale, tra virgolette, in campo. O animal! Vediamo se arriva il gol. Sai che è questo? Vediamo se è questo, qua. Sì. Questo, il gran gol, eccolo qua, di Caprioni. Gran pezzo di bravura, io ricordo un Recoba, un gol del genere in Empoli-Inter, tu non eri ancora nato. No, forse. No, avevo 10 anni, mi ricordo anche la scheda telefonica di Recoba qui quell'anno, se vuoi che ti dica la verità, che all'epoca si andava di moda collezionando, quindi ti parlo veramente di tantissimi anni fa. Ecco, vabbè. Pablo, invece, che cosa apprezzi di più sotto il profilo tecnico di Simone Marino? Io sicuramente vorrei la sua qualità. Grande mediano, sì, con forte, piedi buoni, dei piedi buoni, no? Veramente, sì, sì. È quello che fa giocare solo la squadra. Bene, bene. Allora, vediamo anche i gol di Portogruaro-Cialins, che era un vero e proprio derby per la vicinanza geografica delle due località. Portogruaro e Carlino Muzzane, 1-1 il risultato finale, con il Portogruaro in vantaggio con Nicoloso su rigore, e poi c'è stato il pareggio di Maletic per il Cialins.
Mi rivolgo a Giorgio Miola. Giorgio, questo Challins rimane lì invischiato nella lotta per evitare i play-out a questo punto. L'abbiamo detto tante volte, il Charlins era una squadra costruita e con la mentalità per stare in alto. Si è trovata nel disastro, diciamo, di inizio campionato, che ha portato anche all'esonero di Mister Parlato, che è un mister che sappiamo in questa categoria ha fatto sfracelli. Ma comunque, nonostante, diciamo, i cambi in panchina e anche gli innesti che sono arrivati via via durante la stagione, non è ancora riuscito a tirarsi fuori proprio dal fango della bassa classifica. E questo perché probabilmente per stare in basso e lottare nella bassa classifica ci vuole una mentalità che forse qualche giocatore non ha. Io sono convinto che alla fine i friulani riusciranno a salvarsi, però diciamo sarà stata un'impresa veramente ai limiti del disperato, perché tutti ci auguravamo, pensavamo, vedendo appunto il palmarès di tutta la squadra, che a questo punto della stagione sarebbero stati in altra posizione. Eh beh, sì. Qua adesso giro una domanda a Simone Marino. Simone, l'Unio Clodiense sta così? Si sta risparmiando in vista della promozione storica, del ritorno storico in C1? Perché ultimamente, diciamoci la verità, non ha sciorinato grandi prestazioni, no? Che cosa sta succedendo in Sì, casa non Chioggiotto? penso che stia risparmiando perché penso che vogliono arrivare il prima possibile Infatti. all'obiettivo. Perché, Però ieri nel testa a coda con Bolzano hanno pareggiato 0-0. sì, magari non vorrei che magari entra quella cosa mentale che io, come non, ho il primo anno che faccio questo girone, però sono 2 anni che magari arriva vicino, quindi magari c'è questa cosa mentale che potrebbe anche bloccarli. Ora non penso perché comunque sono tanti punti, però se, come dice, il Dolomiti vince contro anche il recupero, non si sa ancora, cioè, devono ancora fare 2 o 3 vittorie per essere magari sicuri. Invece, mi rivolgo al buon Pablo, rivediamo la classifica, gentilmente regia, fermo restando che Dolomiti e Bellunesi secondo me, e qua Pablo Perez ovviamente farà gli scongiuri, dicevo Dolomiti e Bellunesi secondo me è tra le favorite per il secondo posto, ma chi arriverà ai playoff oltre a Dolomiti secondo te? Fermo restando che la matematica ancora non dà per preclusa la lotta per il primo posto, eh? Allora, secondo te Pablo, chi arriverà? Chi si giocherà ai playoff? Facciamo caso che Dolomiti abbia già un posto assicurato, le altre tre chi saranno? Bassano mi sembra che anche assicurato, perché è una squadra che mi è piaciuto tantissimo. Treviso anche, e secondo me Campodarcio e Queste se la giocano tra loro. Anche il Portogruaro, ti devo dire che mi è sembrata una squadra molto preparata. Sì. Quindi quelle che sono adesso se la giocheranno. Dopo Campodarcio, sappiamo che ha un mister molto forte, una squadra forte. E forse il mio passato mi dice che saranno loro. Gianfranco Borsati, Super Partes, chi vedi favorito per i playoff? Rivediamo la classifica, regia, grazie. Oltre a Dolomiti. Bassano è una squadra forte, ben strutturata. Il Treviso, ho visto un paio di partite e mi ha impressionato. Campodarcego, il mio amico Pagin, gli auguro sempre il bene possibile e spero la Luparense che si reinserisca nella lotta. Adesso Simone farà gli scongiuri perché ogni qualvolta si dice la Luparense è pronta per rientrare nella lotta per i playoff, succede No, ma qualcosa. Ci dobbiamo salvare. È il Pensiamo solo a presidente che quello. dice sempre i conti si fanno alla fine, Alla quindi lui fine. non molla mai. Sentiamo anche Enrico. Tu chi vedi, Enrico, favorite? A parte Dolomiti e Bassano, che sembrano le più probabili, Ma no, a disputare i prossimi mi playoff. accodo, sicuramente 3 squadre hanno un piede, diciamo così, in zona playoff, che includo anche il Treviso. E lì tra Campodarsego ed Este c'è grande equilibrio che Campodarsego più di qualche partita fa fatica a segnare. L'Este segna poco, ma quel che segna spesso lo riesce a conservare. Occhio perché quest'anno la squadra di Pagan mi sembra discretamente matura per provare a fare essenzialmente il definitivo salto, perché comunque l'Este non credo aspirerà mai per fare la super impresa, lo dico serenamente, però per fare i playoff penso che sarebbe un qualcosa di portata storica per loro. Giorgio? Mi unisco alle opinioni dei colleghi, nel senso che credo che per quanto riguarda il Bassano, ho visto anche
Ne abbiamo parlato la settimana scorsa con Finco, direttore generale. Esatto, mi sembra che sia un progetto bello solido, insomma, che possa portare anche a una prospettiva futura interessante. E il Treviso, l'abbiamo visto, è una bella squadra, bello Dolomiti, non si discute. E il Capodarsico lo vedo in rimonta, è sicuramente in un ottimo periodo. Se la squadra continuerà, diciamo, con quello che è stato il rollino, diciamo, dell'ultimo mese, mese e mezzo, direi a buona possibilità di inserirsi definitivamente tra le squadre dei playoff. Bene, allora vediamo il prossimo turno, poi invito la regia a proporre in chiusura di questa prima parte le immagini relative al progetto dell'ICB relativamente ai giovani biancoscudati. Allora, il prossimo turno è la Serie D, girone C, Este Adriese, Chions Montebelluna, partita importantissima per il Chions. Ne ho parlato proprio con Andrea Barbieri, il tecnico dei friulani, amareggiato ovviamente per le ultime tre sconfitte consecutive contro avversari molto forti, però bisogna dire la verità, a partire da appunto da Dolomiti Bellunesi. Poi Cassegnato Portogruaro, Breno Dolomiti, Challins Muzzane, Campo d'Arsico, Mestre Bolzano, Montecchio Luparense. Troverete una squadra che si sta divertendo a giocare a tennis perché ha vinto 6-0 a Mori. Treviso Bassano, vero e proprio big match in chiave playoff. Unio Clodiense Mori. Sulla carta i Chioggiotti non dovrebbero avere difficoltà, però lo ripeto, si sono un po' rilassati, forse anche mentalmente. Dove andresti, Simone? Ovviamente oltre a Montecchio e Luparense. Dove andresti? Andrei a vedere Chions e Montebellum. Andresti quindi a Chions. Enrico? L'imbarazzo della scelta. No, in realtà ad est. In realtà ad est, perché l'Adriese è in risalita. Sì. E Pagan, ripeto, quest'anno sta cucinando qualcosa di... di appetitoso. Temo di sì, penso di sì. Sentiamo Gianfranco, dove andresti? La partita più interessante è Treviso-Bassano, però andrei anche a Chioggia, che ho l'appartamento là, così poi vado a... infatti prevedono un weekend solitato, mi sembra, no? Sentiamo anche Giorgio, dove andresti? Direi che anche Charlins Campodarsico. Molto interessante, molto interessante. E tu invece, Pablo? Io Chioggia-Mori. Chioggia-Mori, vedremo se l'Unio Clodiense metterà un'ulteriore ipoteca sulla promozione storica, sul ritorno storico in Serie C. Allora, parliamo anche ovviamente del progetto dell'ICB relativamente all'avvicinamento dei giovani a Calcio Padova. Sappiamo che stiamo vivendo un momento, un periodo storico un po' particolare per quanto riguarda i giovani ragazzi, no? Che sono un po' disorientati. Il Covid, secondo me, ha contribuito a creare questa sorta di disorientamento. Vediamo anche qualche immagine, gentilmente regia. Allora, che cosa ci puoi dire a riguardo, Gianfranco? L'idea è nata diverso tempo fa, ma è due anni che, partendo dal presupposto che appunto gli adolescenti e anche diciamo i trentenni, quarantenni, per motivi anche della serie del Padova, non si sono disamorati della nostra squadra, io e dei miei collaboratori, anche grazie all'amico Giorgio, ci siamo messi in testa di chiamare i ragazzini delle squadre dei paesi limitrofi, e pian pianino, insistendo, abbiamo creato un format, perché non bisogna prendere questi ragazzini e metterli lì sulle gradinate, ma gli facciamo fare un giro nel museo dove tanti ragazzini neanche sanno che nel Padova ha giocato Del Piero, piuttosto che Sharawi, che gioca tutto, e quindi restano veramente entusiasti della cosa. E allora io o i miei collaboratori gli spieghiamo appunto l'importanza che ha avuto e che ha attualmente il Padova, poi gli facciamo fare la conferenza stampa, che si divertono da pazzi. Io prima di questo momento, vedi che hanno tutti questa sciarpetta, praticamente li battezzo tifosi del Padova da uno a uno. A monte gli spieghiamo anche, grazie che ci dà un aiuto il mercato ortofrutticolo, la bontà di mangiare la frutta e la verdura invece di mangiare le schifezze che confezionate. Confezionate,
e poi pian pianino li portiamo nella gradinata e gli facciamo fare anche un po' il tifo, tipo quello degli ultras, in maniera molto soft, e si divertono da pazzi. Finita la partita, aprono il cancello e vanno a battere le 5 ai giocatori. Quindi tutto questo format crea veramente un entusiasmo e ho delle richieste già anche per l'anno prossimo, non so come gestire la cosa più. Bella questa iniziativa, Simone, che ne pensi? Sì, una bella iniziativa perché avvicina comunque i bambini al calcio, al Padova, quindi è una bella anche perché per quanto brutto sia Leuganeo, e qui non stiamo a discuterne, ma per un bambino piccolo che si affaccia la prima volta in vita sua in uno stadio grande, gli sembra, l'altra sera un bambino mi ha detto, ma sembra il San Siro questo. Io invece quando ero piccino ho avuto la fortuna di andare alla Piana. Era fantastico vedere le partite lì. E Simone, dove ti vedi l'anno scorso? L'anno prossimo. Luparense, allora, perché Pablo ha già firmato il rinnovo per 2 anni, ricordiamolo Pablo, giusto? Giustissimo. E tu l'hai detto anche prima, hai praticamente sottoscritto un impegno con la società Dolomiti nell'ottica di raggiungere determinati obiettivi che non vogliamo anticipare, giusto? Giustamente, hai parlato benissimo. E la stessa cosa per quanto riguarda te, Simone? Luparense, quindi vedremo se l'anno prossimo sarà così e noi ti accoglieremo molto molto volentieri ancora qui a Caffè Sport. Allora, ringraziamo Pablo Perez, capitano delle Dolomiti Bellunesi, grazie Pablo. Grazie a voi, buonasera. Simone Marino, centrocampista della Luparense, grazie Simone. Grazie a voi, buonasera. Enrico Leo di Padova Oggi, Gazzetta dello Sport, chi ti ha più ne metta. Grazie. Enrico. Ciao. Gianfranco Borsatti, presidente dell'ICV, grazie Gianfranco. Grazie a voi. E il grande esperto, giornalista, direttore dello Strillone Sportivo.it, Giorgio Miola. Buonasera a tutti e mi raccomando, i tifosi padovani e dintorni, domani allo stadio c'è una grande partita e chi proprio non ce la fa sarà in diretta sulla Rai, per cui il Padova può essere protagonista per una sera e questo Io ricordo di aver visto alla Piana un Padova-Catania 2-1, correggetemi se sbaglio. L'84-85. Vedi che c'era anche lui. C'era anch'io, ero nei pensieri di mia madre. In fasce. Non ero nemmeno nato, sarei nato 4 anni dopo. Va bene, adesso c'è l'Udinese Calcio con Andrea Alberti, Udinese clamorosamente sconfitta 2-0 in casa col Torino, dopo aver espugnato il campo della Lazio. Insomma, ce ne parla Andrea Alberti perché questo tecnico, Cioffi, è molto altalenante nei propri risultati. Vince a Torino con la Juve, vince all'Olimpico con la Lazio, ma perde in casa col Torino e poi anche con altre squadre. Con la Salernitana pareggia a fatica. Prego, Andrea. Un saluto telespettatori di Caffè Sport, vi ringrazio di questo invito. Una partita bruttissima, una delle partite più brutte che l'Udinese ha disputato in casa questa stagione, una stagione che speriamo tutti finisca presto, una contestazione da parte di tifosi importante che ha portato poi lo sciopero e l'uscita da parte della curva nord dallo stadio 15 minuti prima del fischio finale della partita, con cori, fischi e contestazioni, cori contro Pozzo, cori contro la società, cori contro Vagheggi, e dovete spendere, questo è stato l'urlo dalla nord, dovete spendere. Non abbiamo potuto vincere questa partita che doveva essere vinta per forza, come dicevo prima, come dicevo negli altri interventi, le partite devono essere vinte per portarci fuori da questa situazione, ma abbiamo avuto fortuna perché chi è sotto di noi non è riuscito a vincere, quindi ha fatto anche lui male e la situazione di classifica è rimasta invariata. Ci troviamo al 14° punto, a 14° posizione, tutti a 3 punti, a 1 punto dalla zona rossa che vede il Frosinone, il Sassuolo e la Salernitana. Ora avremo 2 settimane di pausa, poi una partita basilare importante contro il Sassuolo fuori casa e lì dovremo fare tassativamente risultato. Ora siamo nelle mani di Dio, siamo nelle mani della fortuna, ma sembra un incubo. Speriamo che finisca presto, speriamo di sentirci nuovamente nei prossimi interventi parlando positivamente di questo Udinese che quest'anno ci fa realmente tribolare. Io vi volevo salutare, ringraziare, ci sentiamo nelle prossime partite e grazie nuovamente dell'invito.
formazione che, come vediamo anche adesso, usano. Lo spazio dedicato al basket qui all'interno di Caffè Sport. Oggi abbiamo una grande rappresentanza del basket femminile. Cominciamo con una grande giocatrice di Vicenza, Annalisa Vitari. Buongiorno, buonasera a tutti. A fianco di Annalisa abbiamo due straniere del Terma Labano. Ovviamente noi cercheremo di interloquire con loro in francese, in inglese. Sono due ragazze che hanno cambiato totalmente il volto di Terma Basket Abano, che adesso lotta per la salvezza. Stiamo parlando di Maddie Hatch. Hi. E di Carla Bremo. Hi. A fianco abbiamo un presidente che ha deciso di metterci la faccia, perché diciamoci la verità, Guerriero Petrarca Basket non se la sta passando bene. Antonio Vendraminelli. Buonasera a tutti. Buonasera. A fianco di Antonio abbiamo invece l'assistant coach di Daniele Rubini al PZ Play Basket Carré, Andrea Santa Caterina. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Tra poco avremo anche il collegamento, prego la regia ovviamente di darmi qualche indicazione in merito. La prima domanda sorge spontanea perché io ero presente sabato sera al Pallaberta nel derby di A2 di basket femminile tra appunto Terma Labano e Vicenza, e ho visto una gran bella partita con vittoria di Vicenza. Annalisa, tu hai fatto molti punti, molti tiri da tre, ecco, abbiamo qualche immagine, prego la regia magari di perfezionare la qualità. Prego Annalisa, raccontaci un po' della partita. Allora sì, sicuramente è stata una partita importante che siamo contente di aver vinto, ma soprattutto siamo contente di essere riuscite a riagganciare, visto che non avevamo iniziato molto bene, loro erano partite molto aggressive, e nel terzo quarto insomma siamo rientrate con un'ottica diversa, e soprattutto in difesa siamo riuscite a riagganciarla e poi appunto vincerla. Portarci a casa i due punti. Sentiamo Maddie Hatch, what do you think about your last game? I think we started off the game really, really well, really strong, and we definitely came out and played as a team. We have some things we definitely need to improve on for next game, but overall I think that we got better in that game, and so that's our focus with this next game moving forward. Ecco, please speak slowly, try to speak English. No worries. No, giustamente ho capito che è andata male, adesso ovviamente vi concentrate su the next game, quindi è molto importante the next game, e poi vedremo nella fattispecie il campionato di serie A2, appunto, basket femminile. Qu'est-ce que tu penses du match versus Vicenza? Je pense qu'on a commencé le match assez bien, comme à la mi-temps on avait 10 points de plus. Mais qu'après, on a fait quelques erreurs qui fait qu'on a perdu le match. Mais dans l'ensemble, je pense qu'on a fait un très bon match, qu'on progresse en équipe, et c'est le plus important, je pense. Ecco, ovviamente ha detto che c'è stata questa sconfitta, però è importante essere progredite come squadra. Però lo ricordiamo, poi ne parleremo nella fattispecie, che appunto Terma Labano non può più sbagliare, deve aspirare a vincere per rientrare all'interno dell'otto play out. Ecco, non so se è pronto il collegamento con Peppe Malaguti, chiedo lume alla regia. Un attimo. Non ancora? E allora sentiamo Antonio Vendraminelli. Situazione critica in casa Guerriero Petrarca Basket Padova, due sconfitte nel girone salvezza. Che cosa sta succedendo, Antonio? Innanzitutto che come Labano, anche noi la prossima partita dobbiamo cercare di vincere a tutti i costi. Purtroppo sta succedendo che capitano annate in cui non va bene nulla. Questa è una di queste, perché sicuramente non abbiamo avuto un briciolo di fortuna durante il corso della stagione regolare, poi però le sconfitte ci hanno portato un po' in un buco nero, e dal quale la squadra fa un po' fatica a risalire. Abbiamo provato anche un po' dopo la partita di Cernusco, facendo dei ragionamenti all'interno del team, dello staff tecnico, a vedere di dare una scossa, e il coach Augusti ha deciso di fare un passo indietro, cercando con l'unico obiettivo di dare una scossa ai ragazzi che sembravano un pochino... diciamo che qualche cosa sul piano emotivo si è visto ieri, però ancora abbiamo dei difetti, escono dei difetti soprattutto in fase difensiva che purtroppo ci fanno sì, poi ne parleremo nella fattispecie, perché ecco Pep Malaguti, ben trovato Pep.
Chiedo ovviamente alla regia di perfezionare l'audio, disportando Nuova Venezia Mestre. Andrea Santa Caterina, per quanto riguarda invece il PZ Play Basket Carrè, stiamo parlando di Serie C unica, è un momento sicuramente favorevole, avete battuto la prima della classe Roncaglia, adesso avete battuto Junior Leoncino. Raccontaci Sì, un po'. allora, settimana scorsa partita casalinga è andata bene, come dicevi abbiamo battuto la prima in classifica, quindi un risultato importante per il morale, per la classifica. Abbiamo continuato con la trasferta di Mestre contro il Leoncino, con una buona vittoria esterna, una partita non semplicissima, con vantaggi e con margini di vantaggio buono, poi ci hanno fatto un po' recuperare. Comunque siamo riusciti a portare a casa un ulteriore buon risultato e due buoni punti per la classifica e per la corsa a un buon piazzamento per i playoff. Ecco, ma allora il vostro obiettivo sono i playoff, allora? Sì. Allora finalmente qualcuno che lo ammette. Sì, Io parlo spesso e a volentieri. questo punto della stagione sì. Parlo spesso e volentieri col d'obbligo. tuo presidente, col Sì. tuo coach e ovviamente sono molto, ma molto scaramantici. Comunque, non so se è stato ripristinato il collegamento con Pep. Eccolo qua, mi senti Pep? Oh, bene, Ciao, allora. ciao, buone, buonasera a tutti. Allora, però, vediamo un articolo di giornale del Gazzettino Regia che chiedo lume ad Antonio Vendraminelli. Vediamo un articolo di giornale del Gazzettino che parla purtroppo di razzismo, insulti agli arbitri, rivoluzione in palestra. Perché che cosa è successo, Antonio? Ah, de de Che... devo dirti la verità che l'ho letta anch'io con Sì. un po' di stupore perché non ero a conoscenza, la Propace fa parte del nostro Sì, gruppo, noi ci sì. alleniamo là. Non ho chiesto a Gaia, come responsabile del mini basket della Propace, ha vissuto questo Allora, ricapitoliamo quello che è successo. brutto, Eh, questa brutta cosa, durante il insomma. match, under 13, addirittura Sì. under 13, al Pala Savio di Mortise, che è un quartiere di Padova, tra Propace Mortise e Olimpia Campo San Piero, insulti razzisti contro l'arbitro da parte dei genitori. Da parte dei genitori. E siamo veramente stanchi. Che cosa ne pensi tu, Annalisa? Una tua opinione, spassionata. Sono d'accordo sul siamo veramente stanchi, insomma lo sport è una cosa che dovrebbe unire, quindi non dovrebbe neanche esserci bisogno di commentare Ecco, questo. rapidamente, please speak slowly. What do you think about racism in sport? There's not a place for that in sports. It's an issue that we've heard about for a lot of years now, and we need to get better in every country, and we just have to learn and listen, and I think that's really important that we start doing it now. Sì, più o meno ha espresso lo stesso Sì. parere di Annalisa. Qu'est-ce que tu penses du racisme dans Dans le les matchs sport? du sport? Bah, je pense pareil que ce qu'elles viennent de dire, que, C'est la enfin, même chose pour c'est la toi. même La chose. même opinion. Ok, allora passiamo quindi da questa situazione. Quindi, Antonio, purtroppo non hai Ma non sono altre. nemmeno commentabili. La Sì, gente, siamo chi, stanchi, però, no, diciamoci ma la verità. chi fa queste, al di là dell'aspetto, già andare a una partita di piccoli, di ragazzi di 13 anni e comportarsi da genitori poco educativi già è una cosa riprovevole. Poi quando ci metti in mezzo il razzismo diventa una cosa che non si può nemmeno commentare. Questa gente dovrebbe semplicemente vergognarsi, guardarsi allo specchio e pensare quello che hanno fatto, basta. Infatti adesso questi personaggi verranno accompagnati gentilmente fuori dal palazzetto, giusto? Ma non ci dovrebbero stare loro perché non sono Non so. degni di stare dentro un palazzetto, punto. Vabbè, chiudiamo questa parentesi, mi sembra che siamo stati piuttosto categorici. Allora, Serie A di basket, la Reyer, e sicuramente Pepe ha visto questa partita dal vivo, ha battuto Olimpia Milano 78 a 72, dovremmo avere anche le immagini. Raccontaci un po' di questa vendetta, sportivamente parlando, dei veneziani perché erano stati battuti in Coppa Italia anche all'andata, giusto Pepe? Sì, la Reyer aveva sempre fatto gran fatica con l'Olimpia nelle partite precedenti, quindi come giustamente hai detto era una sorta di rivincita, tra l'altro contro una squadra, una grande squadra come la Reyer, che insomma sta comunque facendo un ottimo campionato. Devo dire che è stata una vittoria corale di squadra, anche con giocatori che magari giocano meno come Jeff Brooks, grande protagonista. Un terzo quarto direi perfetto perché 23-9 la squadra di Spacchia è riuscita a controllare
benissimo gli avversari, praticamente tiri aperti, Milano ne ha fatti veramente pochi, anche in aria hanno controllato bene le incursioni milanesi, anche in rimbalzo, insomma una partita veramente super. Nel finale chiaramente è venuta fuori come dire, il talento, i giocatori di Milano, ci sono dei fuori classico, Mirotić, Shields e altri, e Milano addirittura ha rischiato di poter riaprire la partita, ma due giocate difensive veramente straordinarie, una di Tucker e una di Brooks, hanno chiuso la partita, quindi vittoria importante, peraltro una giornata dove Brescia, la capolista, perde malamente, anche se all'overtime in realtà. Pesaro addirittura batte una Bologna in crisi, quindi addirittura Venezia si trova seconda in classifica, seppur a pari merito con la Virtus, ma avendo lo scontro diretto a favore è seconda, quindi insomma un bel passo avanti per la squadra di Spacchi. Sì, per quanto riguarda le altre due nordestine della Serie A, Trento ha perso 89-82 a Brindisi, balzo sì, in chiave salvezza per i brindisini trascinati da Washington, e Universo Treviso ha battuto niente meno che Cremona 78-71, altri due punti di ossigeno per la formazione di Vitucci, mentre Cremona è sempre più in crisi, Pep, no? Sì, sì, Cremona nelle ultime sette partite ne ha perse sei e adesso è stata risucchiata dalle altre, fondamentale la vittoria della squadra di Vitucci, che viene da due vittorie di fila, quindi appunto a 16 punti, è riuscita anche ad arrivare alla lunghezza a due punti da Varese e Cremona, quindi nella zona retrocessione, nella zona bassa c'è una gran lotta e Cremona è stata totalmente risucchiata, mentre Trento, ne accennavi prima, sta facendo fatica, però se vedi la classifica ci sono tantissime squadre a 22 punti e alcune a 24 per andare ai playoff, c'è una lotta incredibile, quindi sarà un finale di campionato accesissimo dove tutte le partite hanno importanza. Ecco, questi sono gli highlights di Reyer Olimpia Milano. Andrea, Santa Caterina è sempre bello vedere queste... Sì, sì, sicuramente è un grande spettacolo, fa bene al nostro sport e sicuramente l'affermazione di Venezia è importante. Come dicevate prima, venivano da due sconfitte durante la stagione contro Milano, quindi c'era sicuramente la voglia di riscatto e la partita è stata giocata sicuramente ad alti livelli dai veneziani. Forse qualche sofferenza, qualche patema sul finale con un ritorno e un rientro di Milano, però alla fine Venezia è riuscita a imporsi. Ecco, vediamo la classifica al prossimo turno, regia. La classifica al prossimo turno di Serie A di basket, vediamo se arriva. Eccola qua, abbiamo detto al comando Brescia, poi Venezia e Bologna a meno 2, Milano a meno 4 dalle rondinelle. La classifica, il prossimo turno vede il match della Reyer a Cremona, proprio contro questa formazione in netta crisi. Trento giocherà in casa contro Sassari, Treviso a Pistoia. Ti chiedo, Pep, relativamente invece a Milano, il momento degli uomini di Messina è veramente da dimenticare? Sì, è incredibile perché se vai a vedere la qualità del roster, pensa che loro hanno fatto 27 vittorie e 25 sconfitte tra Eurolega, campionato e Coppa Italia. Insomma, obiettivamente sono dodicesime in Eurolega e quarti in LBA, quindi obiettivamente, al di là degli infortuni che hanno avuto, è una situazione molto complicata, c'è anche tanta tensione a Milano tra il coach, un po' la stampa locale, i tifosi. Ieri ho visto una squadra in grande difficoltà, al di là appunto del finale con Mirotić, il talento di Shields e gli altri, però una squadra veramente in grandissima difficoltà, hanno fatto, penso, del terzo quarto solamente 6 punti nei primi 7 minuti, quindi è una squadra totalmente allo sbando. Peraltro, e poi chiudo, avrà un back to back di Eurolega questa settimana che parte con l'ultima speranza di provare almeno andare ai play-in, e poi insomma c'è il campionato, quindi è una situazione veramente difficile per la squadra di Messina in questo momento. Ecco, per quanto riguarda invece la Serie 2, fase a orologio, è stato un weekend di sosta in concomitanza con la Coppa Italia di Serie 2, vinta da Forlì che ha superato in finale Fortitudo Bologna. Si sono recuperati due match che interessavano due formazioni friulane. Cividale ha battuto Torino 78-68, quinta vittoria di fila per gli uomini di Pilastrini, unica squadra imbattuta della fase a orologio. Sentiamo l'intervista di Davide Michalic. Una partita bellissima, giocata con un'intensità incredibile,
vinta con assoluto merito dai nostri, che hanno sempre tenuto il vantaggio di 10 punti, e soprattutto molto bello quando loro sono tornati a meno 4, perché sono fortissimi, abbiamo avuto la forza di ritornare avanti e di vincere alla fine in controllo. Una vittoria netta, limpida, che lancia ulteriormente la nostra squadra verso un finale di stagione entusiasmante. Abbiamo vinto 5 partite in fila, battendo Trapani e Torino in casa, andando a vincere a Treviglio e a Cremona. È un percorso importante che ci sta regalando grandi soddisfazioni e ci fa sognare i playoff. Credo che però sia da sottolineare soprattutto una cosa, che intanto ci siamo guadagnati il diritto di giocarci in playoff, che non è una cosa da poco. Siamo in piena corsa e quindi ci giochiamo. Oggi abbiamo beccato a 24 punti Piacenza, parte 100 e Rimini, che hanno comunque una partita da recuperare, se non sbaglio. Quindi, però Piacenza abbiamo beccato, abbiamo staccato Nardò. E dai, cominciamo piano piano a prenderci il destino nelle nostre mani, no? Ma dobbiamo andare avanti così, una dopo l'altra. Oggi è stata una partita strepitosa che ha certificato la forza di questa squadra, che è una squadra in questo momento che è assolutamente in grado di competere con chiunque, l'ha dimostrato sul campo, soprattutto a livello difensivo, oltre a saper trovare vari protagonisti in attacco. Noi abbiamo due stranieri fortissimi che si chiamano Lucio Redivo e Doro Lamb, e ci riteniamo, non so quante squadre, anche fra le primissime, hanno una coppia di esterni così forte come Redivo e Doro. Tanto rammarico per questa sconfitta, Vicenza. Per quanto riguarda invece Apu Udine ha avuto ragione di Luis Roma 76-62. Dovremmo vedere un frammento, dovremmo avere qualche immagine di Apu Udine, regia della formazione udinese. Eccola qua, Udine ha vinto contro Luis Roma, MVP Alibegovic con 16 punti e 6 rimbalzi. Che ne pensi di questa prestazione di Udine, Pep? Ma guarda, ti ho sempre detto, quando siamo sentiti anche le altre puntate, che Udine secondo me ha un roster di grandissimo livello e continuo a pensare che sia una delle grandi favorite per arrivare alla massima serie dopo anni che stanno provando, soprattutto a un parco italiani di grande valore. E poi mi piace sottolineare invece le 5 vittorie di Cividale di fila. Insomma, ha proprio girato la stagione e veramente la squadra del presidente Micheli, che può puntare addirittura ai playoff con questi due esterni, come diceva il presidente, Lamb e Redivo, che sono veramente di grande livello per la categoria della Serie 2. Allora, ricordo anche Jalen Cannon, questo statunitense ingaggiato da Udine, reduce però da un brutto infortunio. Come lo vedi Cannon? Difficilmente giocherà contro Trapani Shark, no? Sì, non so dirti le condizioni. Lui è un giocatore importante, ha fatto sempre molto bene, un giocatore molto intelligente a livello cestistico, fisico, un giocatore che ti fa la differenza sotto i tabelloni, pur non essendo tanto alto, perché è 1,99 m, però insomma è un giocatore di grande energia. Purtroppo ha avuto un grave infortunio e quindi la speranza è che possa essere pronto, perché comunque darebbe un grande apporto alla squadra, secondo me. Trapani, che ricordo, ha appena cambiato guida tecnica dopo la sconfitta in Coppa Italia con Fortitudo. Ricordiamo i prossimi match: Torino-Trieste, Luis-Roma-Cividale, Cantù-Scaligera-Verona. Bene, scendiamo in Serie B nazionale, campionato fermo per la Final Four di Coppa Italia di Serie B, vinta da Montecatini, che in finale ha prevalso su Libertas-Livorno. A Livorno è appena andato un grande ex di Vicenza, Diego Terenzi, che ovviamente ha accettato la corte sicuramente più interessante sotto il profilo economico dei livornesi. Gemini Mestre ha anticipato il proprio impegno prepasquale con Sansevero e ha vinto in modo convincente 82-61. Aromando e Perin sono stati i trascinatori. Un altro mattoncino in chiave playoff, giusto Pep? Sì, guarda, ero al Tagliercio, ho visto la partita e hai fatto bene studiare la prestazione di Aromando e Perin, ma di tutta la panchina. Anche Sebastianelli in uscita dalla panchina ha fatto benissimo. La squadra di Sciocca sta bene in questo momento, continua a vincere. Tra l'altro Sansevero è una buona squadra, quindi un altro mattoncino, giustamente come sottolineavi te, verso i playoff. Adesso chiaramente lì ce ne sono tante di squadre che lottano per arrivare su, però insomma credo che Mestre, se continua così, può veramente raggiungere un traguardo. E Sciocca l'aveva sempre detto, una volta che la squadra era al completo,
gli infortuni, appunto rientravano i vari infortunati, poi la squadra ha valore. Poi secondo me i due nuovi innesti hanno sicuramente aiutato tanto la squadra. Quindi Smailagic e Romando? Smailagic. Ecco, prossimamente avremo ospite anche Sven Smailagic, me lo confermano proprio da Mestre. E ovviamente speriamo ci sia anche tu, Pep, perché conosci bene anche il background di Sven. Allora, vediamo il prossimo turno, regia del campionato di Serie B nazionale. Ribadisco, era fermo per la Coppa Italia, quindi non hanno giocato Civitus Allianz Vicenza e Virtus Padova. Avremo Vicenza in casa contro Andrea Costa Imola, Mestre ancora in casa contro Chieti. Poi Virtus Padova che riceverà Roseto, quindi vero e proprio big match. La classifica, Ruvo di Puglia al comando con 44 punti, Roseto seconda con 42, Sanve 40. Per quanto riguarda Sanve, trasferta sulla carta insidiosa a San Severo, la formazione battuta proprio sabato da Mestre. Poi Iesi 40, Fabriano 32, via via tutte le altre. Come vedete abbiamo Mestre che attualmente sta avvalorando sempre di più il proprio accesso ai playoff, mentre Padova a quota 22 deve sempre guardarsi le spalle. Vicenza ha maggiore ragione perché è penultima. Sulla carta, Pepe, qual è l'impegno più difficile, direi, per Virtus Padova? Sì, credo di sì, Virtus Padova che comunque ha bisogno di punti per essere un po' tranquilla, perché la zona bassa è lì abbastanza ancora, diciamo così, affollata di squadre che devono comunque levarsi la zona playoff. Ma io ho sempre pensato che la Virtus abbia dei giocatori e un roster magari non lunghissimo, ma comunque di esperienza e di valore, quindi alla fine credo che la Virtus possa uscire bene. Bene, io ringrazio tutti coloro che sono collegati, veramente in tanti. Tra poco avremo occasione anche di parlare di basket femminile in maniera approfondita, però adesso dobbiamo affrontare il tema relativo al Guerriero Petrarca Padova. Abbiamo già sentito prima un anticipo del presidente Vendramidelli, che ringrazio ancora perché ci ha messo la faccia. La situazione è tutt'altro che semplice. Allora vediamo i risultati della Serie B interregionale. Serie B interregionale, ricordo, Petrarca battuta in casa da Nervianese 80-92, Iseo ha perso in casa contro Cernusco che la settimana scorsa aveva avuto ragione proprio dell'UBP, Virtus Murano che è stata travolta da Social Osa Milano. Vediamo la classifica di questo girone salvezza dopo la terza giornata. Vediamo la classifica del girone salvezza, regia, vediamo se arriva. Abbiamo Iseo 12 punti, Nervianese 8 con gli Adrian Trieste e Cernusco, Social Osa Milano, UBP Petrarca 6 con Murano. Vediamo il prossimo turno, UBP Petrarca Padova, Guerriero Petrarca Padova giocherà proprio a Milano, poi Libertas Cernusco Iadran e Nervianese Iseo. Antonio, qua non si può più sbagliare, ma veramente non si può più sbagliare. Non si può, però il campo poi è quello che ti dirà se... non sbaglieremo. Certo che domenica è una partita importantissima, perderla vorrebbe dire trovarci in serie difficoltà. È vero che c'è praticamente ancora il girone di ritorno, sono 4 partite, chiaramente ci troviamo in una situazione sicuramente che non avremmo mai immaginato a inizio stagione, però così stanno le cose. Alla fine il campo che dice cosa sai e cosa fai, dopo puoi appellarti alla sfortuna, qualcosa che non hai funzionato, forse la squadra aveva qualche gap, però alla fine là siamo. Adesso cerchiamo, ho visto i ragazzi abbastanza motivati, purtroppo ripeto, domenica ancora abbiamo sofferto questi blocchi difensivi dove abbiamo fatto anche due buoni quarti. Loro hanno un giocatore che normalmente aveva una media punti molto bassa, ne ha fatti 28, e quindi quando le cose ti vanno male succede anche sempre che poi si accentuano i difetti, no? Però insomma siamo qua, cercheremo di vendere cara la pelle, insomma, vincendo domenica probabilmente riusciremo anche a, non dico a tirarci fuori i guai, ma a fare un grosso passo in avanti, cosa che perdendo sarebbe esattamente rovescio. Vediamo un po'. Quindi un po' un crocevia il prossimo match a Milano. Direi di sì, direi di sì.
direi di Ecco Antonio, come hai detto tu prima, alla vigilia nessuno si sarebbe immaginato una situazione del genere, anzi diciamoci la verità, nessuno si immaginava che Guerriero Petrarca a Padova fosse coinvolta nel girone salvezza, no, nel girone assolutamente playout. No. Erano partiti con obiettivi, non dico ambiziosi, di arrivare nei primi posti, però sicuramente tra il terzo e il sesto posto, sicuramente, visto poi anche insomma, tutto sommato la squadra ha anche delle buone qualità. Purtroppo il fatto è che abbiamo avuto anche abbiamo perso tante partite di uno, di due punti. Abbiamo avuto un lungo periodo in cui abbiamo avuto quattro giocatori in Covid e due infortunati, quindi siamo allenati in 6-7, è stato per un mese, è stato difficile, abbiamo rinviato anche una partita per questo, però alla fine poi bisogna prendere atto che qualcosa non ha funzionato e qui ci prendiamo dentro tutti, non è che non si addebitano colpe. In questo caso si è preso un po' più di responsabilità degli altri, l'allenatore, ma voglio dire, non, Sì, ha fatto un passo indietro, l'abbiamo detto anche non, prima. come al solito, Augusti. poi si cerca di trovare una strada e cosa puoi fare? Provare a dare a questo punto del Una campionato. Avevamo scossa. anche in panchina un vice allenatore, che insomma è un primo allenatore, Maurizio Ciuc Benettollo, non è l'ultimo arrivato, anzi. Molto esperto di basket. Quindi Cristian Augusti ha provato, abbiamo provato insieme a dire boh, proviamo a dare una scossa, togliamo ogni alibi, cioè, non che ce ne fossero, però insomma proviamo a vedere se sono cose che, diciamo così, sono un po', si fanno, no? E tutto sommato qualcosa si è visto, però ancora credo che sia nelle mani di ragazzi, insomma sono loro in particolare dei senior che insomma abbiamo giocatori di un certo livello, in effetti ieri abbiamo Coppo, fatto Coppo Chinellato, Chinellato, Bevilacqua, Gravedi anche. Valeiras, cioè, è chiaro che domenica abbiamo fatto 80 punti e abbiamo perso, quindi vuol dire che qualcosa da mettere a A livello posto c'è. difensivo anche su Eh sì, questo. purtroppo sì. Ecco, Pep, ce lo siamo chiesti tante volte, sia in diretta televisiva sia in diretta radiofonica. Cosa può essere successo all'interno della realtà Guerriero Petrarca Padova? Abbiamo perso Pep, mi dicono. Mi dicono che abbiamo perso. Vabbè, faccio una domanda magari ad Andrea Caterina. Dal di fuori, che sensazioni hai? Ma la sensazione è che spiace vedere questa situazione all'UBP. Qui spesso è stato detto appunto che Padova merita un basket di alto livello e UBP è una squadra che rappresenta che è in grado di rappresentare questo basket di alto livello. Fa male vedere dove si trova a questo punto della stagione e ci auguriamo tutti che comunque possa venirne fuori e che già da domenica comunque, come diceva il Presidente, di fronte a questo crocevia la strada possa ripartire per confermare la categoria e per tenere alto il livello Sì, il minimo qui a è Padova. che Petrarca rimanga in Serie B interregionale, Esatto, penso che lo meriti. perché Guerriero Petrarca Padova fa parte, direi, del patrimonio sportivo della città padovana e anche della provincia, deve assolutamente salvarsi, su questo non ci piove. Dicevamo prima, giustamente, che Coach Augusti ha fatto un passo indietro, adesso c'è Benetollo. I ragazzi come hanno preso questo cambio, secondo te? Insomma, penso che per come li conosco si siano addossati una buona parte di responsabilità, una buona parte di così, tenteranno sicuramente una reazione. Già domenica abbiamo visto, rispetto alla partita di sabato scorso a Cernusco, dove veramente non siamo nemmeno entrati in campo. Siamo nemmeno entrati in campo, è stata una partita per certi tratti imbarazzante. Ecco, ma perché succedono queste cose? La domanda sorge spontanea anche perché sono giocatori che sono cresciuti nel Petrarca, quindi respirano aria petrarchina, no? Questo mi chiedo. Questo, sai, poi quando parti, questo purtroppo l'ho visto in tanti anni di basket, no?
quando parti con degli obiettivi magari anche ambiziosi e ti trovi in situazioni, ma questo penso valga un po' per tutti gli sport, no? Parti con obiettivi magari anche ambiziosi e ti trovi invischiato in situazioni come questa dove devi giocare per salvarti, dove insomma il fioretto serve a poco, serve di più la sciabola o la spada. Cernuscu per esempio avevano la testa ben proiettata al fatto che era una partita da vincere, assolutamente, di vita o di morte, e loro credo siano entrati in campo con lo spirito proprio aggressivi eccetera. Noi lì abbiamo subito e sabato ci abbiamo capito poco della partita, no? E già domenica forse qualcosa abbiamo cominciato a ragionare, a dire oh, ragazzi attenzione che qui se non prendiamo lo spirito giusto il rischio è molto elevato. E quindi io credo che noi ci auguriamo tutti di uscire da questa situazione. Ecco, ma secondo te quali sono le insidie che possono arrivare da Socialosa Milano? Socialosa non l'ho ancora vista. Cernusco è una squadra che, come dicevo prima, è molto aggressiva, molto determinata. Ieri Nervianese, bisogna dire la verità, mi ha un po' sorpreso, perché hanno una squadra che secondo me è di qualità, quindi si trovano in una situazione un po' per caso. Infatti loro sono partiti con 4 punti perché, come sai, c'è stato il ritiro di Cesena, questa formula Tigers Cesena, sì. Preferisco evitare commenti perché sarebbero assolutamente... Altrimenti finiamo domattina, sì. Sì, esatto. No, finisco subito, sono 3 giorni. Allora magari faremo una puntata... È una formula che fa... Ecco. Che fa, come direbbero schifo. I francesi, è dégoûtant. Esatto. sorride Carla Bremò. Prego, prego. Prego, finisci. No, dico, al di là della formula, poi però devi giocarti le partite, quindi domenica vediamo come sarà questa squadra questo di Milano. Questo... Perché, per esempio, ieri abbiamo visto Iseo perdere con Cernusco, Iseo è una squadra che è arrivata, non ha più niente da dire, questa forma di campionato fa sì che chi è già avanti, ma lo faremo anche noi, molto probabilmente faremo giocare giocatori che... ragazzi per fargli fare esperienza eccetera, quindi si sfalserà un po' il campionato. Sì. C'è poco da fare, è una formula partorita da menti che insomma c'entrano poco con la razionalità. Già, dopo ne parleremo ancora, adesso c'è Serie C unica regia, ringrazio tutti coloro che sono collegati in tanti. Abbiamo la sconfitta di Roncaglia contro la corazzata Carla 86-75, seconda sconfitta di fila per gli ex capolisti. Abbiamo avuto anche la settimana scorsa ospite il presidente di Censi, abbiamo avuto anche il coach Zagolin e come detto in precedenza Play Basket Carré ha vinto anche a Mestre contro la Junior Leoncino in maniera netta 81-70. Gli altri risultati: abbiamo Concordia che ce l'ha fatta per 2 punti su Milano, Martellago battuta in casa da Team Riese, poi Conegliano battuta da San Donà, Bolzano che ha travolto Pieve di Soligo, Jesolo che ha battuto questo avversario ostico che è Cestistica Verona e Ormelle che si è arresa a Salzano. Vediamo la classifica dopo la 9ª giornata di ritorno della Serie C unica. Vediamo la classifica regia. Al comando Caorle e Jesolo con 40 punti, adesso Roncaglia è seconda quota 38. Roncaglia che comunque dovrebbe farcela per i playoff e molto probabilmente ce la farà anche per i playoff Play Basket Carré, giusto Andrea? Molto probabilmente, allora ridimensiono, altrimenti domani certo, presidente certo. Anche la scaramanzia, e head coach mi coach ricordo. Daniele Rubini esatto, è scaramantico per esatto. Antonomasia. Però, appunto, e non solo lui, e non solo lui. No, in molti nell'ambiente. Ecco. Però, insomma, state andando piuttosto bene. Stiamo no? andando bene, esatto. Appunto, ribadisco, dopo la buona vittoria della settimana scorsa, abbiamo confermato con la trasferta di Mestre e ci aspettano appunto altri 6 turni, sicuramente impegnativi, perché abbiamo delle partite fuori casa che sono decisamente ostiche con squadre difficili da affrontare, però appunto arrivati a questo punto della stagione stiamo lavorando e siamo proiettati verso un buon piazzamento finale nella regular season. Ecco, stanno arrivando dei messaggi anche da
da parte dei tifosi di Carré. Che messaggio vuoi dare ai tifosi di Carré? Ricordo che la Blue Nation è il tifo organizzato di Play Basket Carré, che sì, è da esempio, secondo me, per molte altre realtà del basket, anche di categoria superiore, no? Beh, che messaggio voglio dare? La prima cosa da fare è dire ai nostri tifosi è grazie per il sostegno costante che danno alla squadra. In ogni momento, nei momenti positivi e nei momenti sicuramente più difficili della stagione. È un tifo, come dicevi, che incita, che sostiene e non ha mai debordato in atteggiamenti o fatti che da condannare. Da condannare, esatto. E io... È il primo anno che io sono lì, guardavo le partite, diciamo, da esterno, e mi ha veramente stupito positivamente il tifo, l'ambiente e l'organizzazione che c'è. Eh sì. Allora vediamo ancora la classifica, regia. Come mai secondo te Roncaglia ha avuto questo rallentamento? Per carità, ha affrontato voi, ha affrontato Caorle, squadre forti. Però ultimamente sembra meno brillante la formazione di Zagolin. Allora, nell'arco della stagione sicuramente ogni squadra ha degli alti e dei bassi. Probabilmente anche il calendario, venire a giocare a Carré, affrontare la corazzata Caorle, probabilmente è anche un calendario che mette alla prova e può riservare anche dei risultati così. Penso comunque che Roncaglia sia una squadra che ha ben fatto finora, farà bene nel proseguimento della stagione e potrà sicuramente dire la sua fino in fondo. Ecco. Ecco, ricordiamo Andrea il regolamento, quindi avete altre 6 partite della regular season, esatto. Poi play-off. Play-out anche se non vado a dire. E play-out per la parte. Quindi diciamo che ai play-off accedono le prime otto, quindi direi che sì. Insomma, non me ne voglia Daniele Rubini, però insomma le probabilità sono abbastanza alte, no? Parliamo di probabilità alte, ok, va bene, sì. E anche Roncaglia, non me ne voglia neanche Roncaglia. No. Rivediamo ancora. Più di noi vedendo la classifica. Il prossimo turno, regia... Perché se il campionato finisse oggi, vedete allora Caorle, Jesolo, Roncaglia, Carré, Bolzano, Riese, San Donà e anche Ormelle. E anche sì. Ormelle, sì. Direi che sarebbero rispettati i pronostici della vigilia. Prossimo turno abbiamo Carré in casa con Martellago, avversario che è ultimo in classifica a quota zero, quindi direi che non potete sbagliare. E poi abbiamo Roncaglia che giocherà invece a Salzano, sempre avversario... Ostico. Insidioso in casa, no? Sì, sicuramente. Sì. Salzano non è una squadra facile da affrontare per il roster che ha, per il valore dei giocatori che ha. E comunque Salzano è una squadra che, se guardiamo la classifica, è in piena lotta per un posto per i play-off. E quindi a questo punto della stagione sicuramente non è la squadra più semplice da affrontare, soprattutto in casa loro. Ecco, Martellago può rappresentare un'insidia, mi spiego meglio, magari i giocatori scendono in campo rilassati, tanto questi qua sono ultimi. Ecco, tra poco arriveremo anche a vedere le immagini delle ragazze, regia. Ecco, secondo te può rappresentare un'insidia Martellago? Allora, noi allenatori tendiamo a preoccuparci sempre. Però sotto certi è forse un po' una deformazione professionale, diciamo. Penso che non esistano partite facili, partite difficili, esistono partite che giochi bene, partite che giochi meno bene, partite che giochi male. E questo che fa la differenza quando scendi in campo. Una partita che sulla carta può sembrare agevole alla portata può diventare complicata e difficile nel momento in cui viene affrontata nel modo con superficialità e nel modo sbagliato. Qualche squadra ha dovuto soffrire con Martellago e la spuntata alla fine. Io ricordo dell'andata, non è stata una partita semplice, forse per l'approccio che abbiamo avuto al match. Quindi questo zero in classifica è un po' bugiardo. E Antonio, visto che così magari il prossimo weekend non sai cosa fare, ti regalo un biglietto. Dove vai a vedere? Dove vai? Rivediamo il cartello, regia, grazie. Ci sono diverse partite. Sono proprio curioso. Un bel campionato questo di Serie C, devo dire. Sì, molto bello. Un bel sì. campionato.
Poi Carrà, insomma, è un po' di anni che fa bene, quindi io non mi preoccuperei più di tanto. Adesso, fossi loro, giocherei per trovarmi un bel posto nella griglia, no? E poi? Quindi andresti a vedere... Perché avere la seconda partita in casa, immagino sia una formula abbastanza tradizionale questa, no? Sì, sì. Dopo quella che avete passato l'anno scorso. Sì, esatto. Sempre per gli arzigogoli. Sì, sì. Quindi, secondo me, oggi loro devono puntare a prendersi un posto sulla griglia, nel buon posto in griglia, e quindi avere le due partite in casa, perché... È importante quando sei ai playoff, ti dà un buon... poi col pubblico che hanno loro, che è molto vicino, molto caloroso, insomma, può essere un buon vantaggio. Invidiabile, invidiabile. È un vantaggio che bisogna portarsi a casa. Bene, allora apriamo adesso la pagina dedicata al basket femminile, vediamo che cosa è successo, poi vedremo anche le immagini, abbiamo già interviste grazie alla regia tra Terma Labano e Vicenza, veramente un derby molto vibrante, interessante fino all'ultimo. Allora abbiamo Ancona che ha perso in casa contro Alpo Villafranca, l'ex squadra di Annalisa, 42-72, giusto Annalisa? Sì, giusto. Poi abbiamo Bolzano, battuta in casa da Umbertide, Trieste, che ha avuto ragione di Treviso, Ponzano, che si è arresa Matelica, Rovigo, sconfitta in casa dalla prima della classe Wiman Apu Udine, che lo ricordo, ha vinto anche la Coppa Italia, le udinesi hanno vinto anche la Coppa Italia, Terma Labano, sconfitta per 5 punti da Vicenza. Ma adesso ne parleremo con i nostri ospiti, è stata una partita tutt'altro che facile per le biancorosse. E Roseto ha travolto Vigarano. Vediamo la classifica, regia. Dopo la nona giornata di ritorno abbiamo Udine al comando con 40 punti, Villafranca 36, Roseto 34, Trieste e Treviso 28, via via tutte le altre. Come vedete Vicenza 16, Rovigo 14, Ancona 12, Vigarano 6, Terma Labano 4. Mancano ancora, correggetemi se sbaglio, 4 partite. Allora cominciamo con Annalisa. Raccontaci un po' di questa partita che, lo ribadisco, è stata caratterizzata dalle tue bombe da tre. Ma a parte ciò, all'inizio della ripresa, all'inizio del terzo quarto, era in vantaggio addirittura Termal di 10 punti. Che cosa vi ha detto tra il primo e il secondo tempo il coach Francesca Anzara? Ci ha detto che assolutamente dovevamo cambiare atteggiamento per portare a casa 2 punti, che così non sarebbe andato, insomma, non sarebbe stato sufficiente quello che stavamo facendo, e quindi ci siamo unite, abbiamo detto ok, dobbiamo dare di più, e siamo rientrate in campo partendo dalla difesa, e ognuno ha dato il suo contributo per appunto svoltare l'atteggiamento e la partita. Sì, io ricordo che siete entrate in campo veramente con un piglio totalmente diverso, le avete messe nettamente in difficoltà e la partita ha completamente cambiato volto. Ecco, sentiamo appunto Carla Bremont. Qu'est-ce qui s'est passé entre la première partie de du match et la deuxième partie du match? Je pense que déjà la... Vous avez 10 points d'avance. D'avance, oui. Je pense qu'en deuxième mi-temps, Vicenza sont rentrés mieux dans le match que nous. Et qu'après aussi, elles sont montées encore plus en intensité. Et que bah, du coup, nous, ça a été plus compliqué. Et je pense que c'est sur l'intensité en défense qu'elles ont mis. Et elles sont beaucoup aussi allées au rebond offensif, là où on a eu des problèmes sur le box-out contre elles. Et du coup, je pense que c'est ça qui a fait la différence contre la première mi-temps et la deuxième mi-temps. Tu peux parler plus haut parce que plus haut, pardon. Je n'ai pas entendu. J'ai dit que la oui. différence, c'était le rebond offensif. Oui. Et l'intensité en défense. Ah, oui, oui, oui. Quindi, discorso di loro molto più offensive nel secondo tempo, mentre magari il primo tempo erano un po' contratte, diciamo. Ecco, what's your opinion about the first time and the second time? Yeah, I agree with what she was saying. We. You agree with. With Carla. We definitely just. We did not execute on the rebounds, and unfortunately that really hurt us in the second half. We still had a chance, and I like that we didn't give up, but unfortunately we have to do the little things in order to win these games that are against good opponents. So hopefully our next game we'll box out better and we'll play defense both halves. Yeah, yeah, as far as the next game we are going to, yeah. to speak about it. Okay, allora,
Io ricordo che adesso avete Francesca Zara in panchina, prima c'era Claudio Rebellato che salutiamo. La domanda sorge spontanea: che cosa è cambiato tra Claudio, che ha fatto un passo indietro come coach Augusti, come altri coach, e Francesca Zara? Dopo non me ne voglia, Claudio, lo salutiamo, è stato nostro ospite diverse volte, simpaticissimo, prego. Diciamo che eravamo in un periodo di difficoltà e l'arrivo di Francesca ha portato un'ondata di entusiasmo accolto da tutte, quindi insomma poi ha portato un nuovo modo di stare in palestra, un nuovo stimolo, ovviamente è stata una grandissima giocatrice, quindi non può essere altro che uno stimolo averla come allenatrice, e questo è stato appunto vissuto da tutti allo stesso modo, c'è stata fiducia reciproca dall'inizio e quindi le cose pian piano sono iniziate a migliorare. Ecco, vediamo anche qualche immagine, regia, le avevamo già viste prima, riproponiamo le immagini di Thermal Vicenza 70 a 75, c'era un nutrito pubblico, era un derby, quindi era una partita molto, molto sentita. Vediamo se arrivano le immagini, regia, grazie. Tra un attimo, intanto ti chiedo, per quanto riguarda invece appunto Marta Pellegrino, dobbiamo farle gli applausi perché è stata convocata dalla Nazionale, giusto? Sì, in questi giorni. Quindi veramente un'altra attestazione del fatto che Francesca Zara sta lavorando piuttosto bene, no? Ecco, vediamo se adesso arrivano le immagini, le abbiamo interviste prima, regia, grazie, eccole qua, non ancora. Vabbè, ok, niente, non arriva, no? Vabbè, la regia ce le prepara a prima possibile. La domanda la voglio fare anche a Carla Bremaud. Carla Bremaud, classe, lo ricordo, 19 ans, 89. 99. Oui. Tu jouais pour Feitia. Oui. Pourquoi tu as choisi l'Italie et Thermal? Après avoir joué aux États-Unis, quand je suis revenu en France. Tu étais aux États-Unis aussi? Oui, oui. Pendant 5 ans. Ah, 5 ans? Oui. Ah. Et, qu'est-ce que tu rappelles de ton expérience aux États-Unis? Aux États-Unis, oui. Ça a été la meilleure expérience que. L'expérience est la meilleure? Oui. Oui. Pourquoi? Le basket là-bas, c'est un état d'esprit complètement différent de ce qu'on peut voir en France ou même en Italie. Ecco le immagini, tanto, prego, prego. Non, parle. Ah, je peux parler. Oui, oh, ok, oui. Pardon. L'état d'esprit, il est complètement différent. Et le jeu aussi est différent et j'ai bien aimé ce que c'était. Et du coup, après, quand je suis rentrée en France, je connaissais déjà le jeu français en ayant joué plus jeune. Et après, quand j'ai quitté Feitia, je me suis dit pourquoi pas aller jouer à l'étranger. J'ai eu une proposition en Italie. Je me suis dit, faut y aller, quoi. Voilà. Ecco, immagino che anche tu, Antonio, abbia compreso. Ha parlato della sua esperienza negli Stati Uniti, 5 anni fantastici, molto competitivi, che le hanno permesso di crescere molto e poi ha deciso di venire in Italia. So che tu che ne pensi di questa esperienza negli Stati Uniti, no? Beh, penso che sei lì un po' basket lì, lo giocano in college, beh, guarda la crescita che ha fatto Giovanni De Nicolao, che è stato, stato 3 anni negli Stati Uniti, già sai, la famiglia loro sono dei cestisti, però vedi che lo sport è lo sport nazionale, insomma, quindi certo. In college si pratica, insomma, è un'attività che fanno con grande... anche con grande intensità. Quindi ed è statunitense. Per un europeo andare là, immagino che sia un po' andare a giocare come per un americano, come venire a giocare in Italia al calcio, insomma. Ecco, ritorniamo pure in studio, regia. Ed è statunitense, con passaporto comunque anche italiano, Maddie Hatch. Why do you prefer an experience in Italy? I think for me I had a great experience playing basketball in the United States, and then after I finished playing at the university level in the United States, I didn't have any more opportunities to play professionally in the United States. And so for me, I thought it would be really awesome to come overseas. My first season I was in Spain, actually, and then I was able to
to get my dual citizenship and come play in Italy. And it's been an awesome experience because it's just a different style of basketball, but also very beautiful. And I've been really blessed to be able to learn the differences between basketball in the United States and basketball here. And it's really fun, different way of seeing the game. And so I've really enjoyed my time here. Sì, beh, sicuramente ci sono differenze tra il basket negli Stati Uniti e in Italia, e l'Italia ovviamente è molto bella. Questo è il sunto della questione. Allora, parliamo adesso ancora di campionato, ne parliamo appunto con Annalisa Vitari per quanto riguarda Vicenza, perché diciamoci la verità, Annalisa, all'inizio si parlava anche della possibilità di accedere ai playoff. Sì, per quanto riguarda Vicenza, no? Sì, all'inizio si parlava, poi appunto le cose non sono andate proprio bene all'inizio, poi per fortuna abbiamo un attimo ripreso la rotta e adesso mancano 4 partite alla fine del campionato. E insomma, diciamo che l'obiettivo è quello di giocarsi ogni partita al meglio e recuperare più punti possibili e poi vedremo cosa riusciamo a ottenere. Tornando alla partita di sabato sera, ti aspettavi un Terma Labano così deciso, così grintoso, grazie anche a Carla Bremò, grazie a Maddie Hatch, te l'aspettavi? È una squadra completamente diversa, io l'avevo visto anche all'andata contro Ponzano, una squadra che ha cambiato totalmente volto anche grazie all'arrivo di Cesare Augusti, di coach Cesare. Certo, sì, sì, è vero, assolutamente hanno cambiato volto, ce l'aspettavamo e sapevamo che erano in fiducia perché avevano anche vinto in precedenza, quindi ce l'aspettavamo grintose, infatti ci hanno preso un attimo alla sprovvista all'inizio, ma poi ci siamo rimessi in pista. Sì, rivediamo ancora la classifica, regia, rivediamo la classifica del campionato di Serie 2 di basket femminile. Just a question, please, Maddie. Udine is going to win the championship. I think. Do you agree maybe. With me? Don't you know? Yeah, they've got a lot of points, so yeah, they're looking good for that. Qu'est-ce que tu en penses, Carla? Udine? I guess. I mean. C'est la première oui, équipe. Mais après. C'est l'équipe qui vaincra. Je pense, après les avoir jouées cette année, enfin, au mois de janvier, je pense qu'elles ont vraiment toutes les joueuses et enfin, l'équipe pour. Elles ont les cartes dans leurs mains, donc voilà. Ok, ok. Sentiamo anche i nostri due maschietti, tra virgolette, Andrea e Catarina. Udine ha vinto anche la Coppa Italia, direi che è la favorita per la vittoria finale di questo campionato, no? Beh, a questo punto sì, direi, guardando la classifica e guardando comunque il risultato che ha già raggiunto a questo punto della stagione, obiettivamente sì. Ecco, sì, sì. E Roberto? Sì, Roberto, scusami, Antonio? Beh, la classifica parla abbastanza chiaro. Quello che è importante, io mi auguro che il Terma, è vero che sono solo 4 partite che sono difficili, però non devono mollare, devono provarci fino in fondo come dobbiamo farlo noi, insomma. Quando, sì, ricordiamo che quando navighi in quei bassi fondi, classifica è facile passare a demoralizzarsi. Invece bisogna reagire, devono provarci fino in fondo, insomma, perché è vero che il distacco è pesante, però insomma, ci si deve credere fino alla fine. Maddy, which is the mood in the group? For our team? In the team group, yeah. Well, we know we have 4 more games and we're just focused on winning each game. So we take 1 game at a time and so that's the focus of the group and we're just trying to get more points, trying to save. Ha detto che il gruppo è già mentato, ovviamente pensano partita dopo partita, abbiamo ancora 4 partite di conseguenza, però diciamoci la verità, adesso come mi rivolgo ad Annalisa, sarà un'impresa in ogni caso, se Terma Labano, e noi ci auguriamo anche per il basket padovano che ne ha bisogno, Antonio, ne ha bisogno assolutamente, se Terma Labano riuscirà a salvarsi sarà un'impresa, no? Sì, certo, sarà un'impresa. Ecco, tu le hai viste da vicino, che cosa ne pensi? La squadra è molto più decisa, molto più grintosa, no? Sì, è molto più decisa, molto più grintosa e gli auguro insomma di continuare in questa, con questa aggressività perché sono veramente migliorate molto e quindi... Ecco, rivediamo la classifica perché adesso faccio un'altra domanda ad Annalisa perché giustamente si parla di salvezza, però Vicenza in teoria potrebbe anche raggiungere i playoff, sarebbe clamoroso, mancano però ancora 4 partite, potete ancora farcela. Sì, possiamo ancora farcela, appunto come ho detto prima ci concentriamo su
una partita alla volta, quindi partendo da questa domenica in casa contro Bolzano, anche quella è una partita molto ostica, però insomma ne giochiamo una alla volta e poi vediamo. Ecco, allora Annalisa, una domanda che riguarda te personalmente, ricordiamo sei classe 96 alla pivot, arrivi appunto da Villafranca, ex giocatrice di categoria, hai conquistato la promozione del 2 con Castel San Pietro, giusto, anni fa, e poi addirittura eri arrivata a Lucca in A1, però sei stata sfortunata nel senso che il campionato è stato interrotto a causa del Covid. Che cosa ricordi di quell'esperienza, Lucca? Sicuramente è stata una bellissima esperienza, giocare nella massima categoria è stato è un mondo diverso, completamente diverso, quindi ci si augura sempre di arrivare a tornare, insomma, nella massima categoria, quindi Carla Bremo, pour maintenir la categoria, le plus grand but pour vous, oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Gagner nos matchs déjà, plus important, enfin... Vaincre, toujours vaincre. Gagner c'est le seul moyen, et après ça dépendra aussi de... Gagner toujours, voilà, oui. C'est ça, et ça dépendra de l'équipe qui est aussi au-dessus de nous, ce qu'elle fait pour les points, enfin, avoir, mais il faut juste gagner. Mehdi, what's your opinion about your experience in Milan? In Milan? Yeah. Oh, I had a great time playing there, and we were... Sanga Milan. Yeah, Sanga Milan. We were able to win all due way, so they're now in the first league, so I'm really happy for them. Yeah, it was a great experience. I got a lot better that year. With playing with some great players, so it was a good time. Ok, adesso un'ultima domanda, perché purtroppo siamo già in chiusura. Un tuo slogan, Annalisa, per noi di solito cerchiamo ovviamente di diffondere un messaggio che faccia da promozione al basket, no, con questa trasmissione. Un tuo slogan per incentivare le ragazze a seguirvi, a seguire le vostre orme. Un tuo suggerimento, un tuo consiglio. Ah, sicuramente di portare il divertimento quando si gioca, il divertimento in campo, perché con quello diventa tutto più facile, e quando ti diverti, insomma, è sempre tutto più bello, quindi riesci a fare le cose anche meglio, quindi divertirsi, certo, certo. Sicuramente. Ecco, what would you like to do in the next next time, in the next future? In the future? Yeah. Like for my career? Or yeah, here? For your career. I would love to keep playing basketball as long as I can. To stay in Abano? To stay here? I would love to stay, you know, whoever would like me, so I can play with a team that has a goal, similar goals as mine. We'll see what happens. Vedremo un po' che cosa succederà per quanto riguarda... Qu'est-ce que tu penses de la prochaine année? Tu resterai à Abano? Si on a la possibilité de rester dans la division, bah pourquoi pas. Après, pour moi, mon objectif, c'est toujours de pouvoir jouer le plus haut possible et de pouvoir apporter ce que je suis capable de faire à n'importe quelle équipe. Ok, siamo purtroppo in chiusura. È stato bello anche parlare un po' in francese, in inglese. Ho rinverdito un po'... queste due lingue che da un po' di tempo non praticavo, spero di essere stato preciso anche a livello grammaticale, linguistico, qualcuno sicuramente mi farà qualche critica. Allora salutiamo Andrea Caterina, assistant coach di Daniele Rubini e Pizzetta Play Basket a Carré. Mi raccomando Andrea, credeteci, perché sì, avete tutte le carte in regola. Grazie, buona serata a tutti. Vuoi dire qualcosa a livello scaramantico? Le mie erano presunzioni, diciamo, ecco, non ci sono certezze. Antonio Vendramigliani, mi raccomando, incrociamo le dita. E vediamo, dai. Vediamoci fino in fondo. Sono sicuro che i ragazzi stanno concentrati e domenica sono sicuro che faremo una bella prestazione. Ok, Carla Bremo e Mehdi Hatch, next game versus? Sunday, Umbertide. You have to win. Exactly. You have to win. E ovviamente Vicenza, la prossima partita con Bolzano. Abbiamo detto, mi raccomando, continuate così, state giocando veramente bene. È veramente tutto per quanto riguarda anche lo spazio del basket qui a Caffè Sport. Il tempo è tiranno. Da parte mia, da parte di Simone Francescone, è tutto. Adesso l'appuntamento è giovedì in radio, ore 18:30 su Caffè 95.3.